Buongiorno a tutti, sono Michele Diasi, assessore sport, turismo e sviluppo del territorio del Comune di Sondrio. Vi ringrazio molto di essere intervenuti a questo workshop, a questa tavola rotonda che ha come focus sostanzialmente lo sport come veicolo e come driver per lo sviluppo di una destinazione turistica, in particolare essendo ovviamente noi principalmente interessati come città e come mandamento, nel senso come espressione di un territorio più ampio che comprende ovviamente le nostre Alpi Orobie, quindi tutti i comuni che insistono sul versante orobico e ovviamente come sbocco naturale anche la Val Malenco, appunto come obiettivo quello di aprire una discussione, una disamina su quello che è il ruolo che può avere ovviamente lo sport appunto da questo punto di vista, ma soprattutto anche vista la grande opportunità che qui in Valtellina in generale e a Sondrio in particolare sentiamo come assolutamente decisiva, e cioè che è stata l'aggiudicazione a Milano Cortina delle Olimpiadi del 2026, che come sappiamo, come ci è già stato ampiamente illustrato sia dai rappresentanti della Regione Lombardia che dai membri della fondazione, coinvolgerà ovviamente in una linea ideale tutta un po' la montagna di Lombardia di cui come Valtellina facciamo parte. E quindi vi abbiamo chiesto di partecipare appunto per fare un pochino il focus su questo che è diciamo così la missione che come città e come amministrazione della città sentiamo. Io vi ringrazio tutti di aver accolto il nostro invito. Sappiamo che molti di voi hanno tanti impegni, sono molto impegnati, e quindi il ringraziamento da parte del sottoscritto, ma anche di tutta l'amministrazione della Giunta e del sindaco ingegnere Scaramellini, è veramente sentito. Lascerei la parola ora subito a Lara Magoni, l'assessore regionale al turismo, per un saluto e per un intervento, ovviamente per aprire questo workshop, questa tavola rotonda, anche perché so che da quel che ho capito ci sono impegni istituzionali e non, insomma, che sono abbastanza pressanti per lei, e quindi cedo volentieri la parola all'assessore nel ringraziarla come sempre per l'attenzione che riserva non solo alla Valtellina in generale, al nostro territorio, ma anche alla città di Sondrio, visto che ho avuto modo poi di incontrarci anche a Rimini alla TTG, in cui ci ha fatto il piacere e l'onore di essere presente alla nostra presentazione. Quindi cedo subito la parola all'assessore e auguro a tutti buon lavoro. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, che bello rivederci anche se da remoto. E, è bello perché ho percepito da parte vostra che avete acceso i motori. Finalmente si parte sulla destinazione 2026. Una tappa importantissima, quella che ci aspetterà, però come ricordo spesso da sportiva, la preparazione è prima, non durante l'evento. Quindi è bello vedere insieme dei relatori di oggi che avete un insieme di competenze differenti, ma che insieme saranno vincenti. E lavorare in questo modo sono certa che porterà risultati non solo quindi per Sondrio e tutte le valli adiacenti, ma sarà una vittoria lombarda sul nazionale e anche internazionale. Regione Lombardia da sempre, lo sapete, avete anche un assessore alla montagna che è vostro, proprio della provincia di Sondrio, che è il mio collega Massimo Sertori, che da sempre posta molta attenzione sulla provincia di Sondrio e su questo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, sapendo quanto sarà importante la sinergia che tutti voi state mettendo in campo. È bello leggere, e dico la verità, sapevo ma non conoscevo la data dei campionati del mondo 2023 della canoa. Quindi vi rinnovo i complimenti per questo ennesimo evento che siete capaci di portare sul territorio della vostra provincia. Perché da sempre, da sportiva quale sono innanzitutto, ogni località attraverso un evento sportivo viene veramente identificata, rimane veramente un marchio per la vita, come un po' la pista Stelvio, che è la pista nel mondo più bella della discesa libera. Quindi benvengano gli eventi che vanno a strutturarsi nella promozione di una destinazione con una visione molto più ampia e focalizzata. Vorrei anche ringraziare gli amministratori della provincia di Sondrio, perché sul bando che è stato chiuso un mesetto fa, la terza edizione Viaggio in Lombardia, sono tre i progetti che sono stati finanziati dal mio assessorato, e questa cosa mi fa molto piacere perché abbiamo il Grand Tour della Valchiavenna da Milano al cuore delle Alpi per 100.000 euro.
Poi abbiamo nel cuore delle Alpi tra Sondrio e Valmalenco per 84.000 euro e percorso Divino per 70.000 euro del comune di Sondrio e Andevenno. Quindi è bello anche vedere l'impegno degli amministratori locali che in questa visione di prospettiva olimpica siano già sul pezzo e abbiano iniziato a comunicare quello che avete sul territorio. Per quanto concerne invece il mio assessorato, sono a dirvi grazie perché le destinazioni Sondrio Provincia oggi conta oltre 380 hotel. Se consideriamo che in Regione Lombardia gli hotel sono 3.000, più del 10% risiede nella vostra provincia. Quindi questo è un dato assolutamente molto importante, perché se parliamo di turismo dobbiamo far sì che esistano le presenze e per fare le presenze bisogna avere comunque delle strutture che accolgono i turisti e le persone che vengono da noi. È molto bello e molto importante il lavoro che state facendo, perché nei relatori le dinamiche diverse che sono messe in campo oggi dimostrano la volontà anche di rendere Sondrio attrattiva 12 mesi all'anno, non tra l'estate e l'inverno, ma garantendo dei percorsi in autunno e in primavera. Molto bello anche pensare alle cantine, perché per quanto riguarda il turismo lombardo, quasi l'80% dei turisti che tornano in Regione Lombardia tornano legati a un'esperienza vissuta, una storytelling vissuta nell'ambito enogastronomico, enoturistico. Quindi soprattutto anche il vino, le cantine aperte che voi avete assolutamente di altissimo profilo, sono determinanti per il ritorno dei turisti. Quindi il vostro lavoro continua a essere eccellente, la vicinanza anche per quanto mi riguarda c'è, abbiamo investito dei soldi molto importanti come risorse in questo avvicinamento a questo inverno sulla montagna, abbiamo investito delle risorse importanti con la BBC, un canale che conoscete, un canale molto importante, pubblico, ma a livello internazionale uno dei più forti, abbiamo promosso tutte le nostre, i nostri capoluoghi con le loro diciamo bontà locali legate ai percorsi gastronomici, legati a un accordo di programma fatto con Grana Padano. Ma non solo, abbiamo allacciato un rapporto molto importante con le società aeroportuali SACVO e SEA per promuovere la nostra destinazione. Perché come voi sapete, per avere quel turismo alto spendente che transita e continuerà a transitare in Valtellina, è determinante avere un collegamento diretto con le società aeroportuali, ma anche con i vettori. Solamente 20 giorni fa sono stata a Dubai e ho riscontrato un grande interesse verso la nostra regione. Dubai, gli Emiratini per noi risultano essere dei turisti eccellenti sotto l'aspetto di spesa pro capite turistica. E pertanto continuerò la mia mission nel promuovere la nostra bella regione sul parterre internazionale, consapevole che poi una volta che arrivano in Regione Lombardia sta ad ogni territorio mettere sul piatto le cose più importanti che uno ha. Per quanto mi riguarda, la montagna quindi continuerà a essere per me il must della promozione, perché oltre a tutte queste informazioni la cosa che più voglio anche confermare è che rispetto a altre destinazioni lombarde, quali sono i laghi o le città d'arte, la montagna garantisce un pernottamento di 4 notti, perché chi va in montagna generalmente abbiamo località che vivono di escursionismo, ma nel 90% dei casi la montagna è vissuta per una vacanza, quindi ci garantiscono una presenza sul territorio differenti da altre situazioni. Anche la cosa più importante che vogliamo segnalare sulla montagna è anche la tipologia di turismo. In montagna ci vanno tutti, ci vanno i giovani, ci vanno le famiglie e ci vanno anche una clientela silver, ed è per questo che è molto importante differenziare i percorsi turistici e l'offerta che noi possiamo garantire. Quindi io vi ringrazio per questo importante incontro che state facendo, e davvero quando io ho letto Roadmap to Milano Cortina ho proprio pensato, hanno voglia di partire, avete acceso i motori e sono felice lo facciate voi con, ripeto e ribadisco, con entità diverse ma focalizzate su un unico obiettivo, rendere fortemente attrattivo Sondrio, hub di tutta la Valtellina, di tutte le valli che ci sono a proprio fianco, e quindi benvengano anche, si parla anche di sci, e a questo punto consentitemi anche un saluto al dottor Vismara, perché ho una voglia pazza di sciare
e per cui so che un pochino di neve è arrivata, l'altra la sta sparando, e so che con sabato tutte le altre stazioni partiranno, e non mi resta che darvi l'in bocca al lupo. Sono al vostro fianco per qualsiasi cosa ritenetemi a disposizione, e intanto buon lavoro, e lascerò comunque in linea il mio ufficio per comprendere ci siano eventualmente diciamo link ai quali io posso accedere affinché le vostre nozioni diventino anche per me fondamentali per mettere in campo altre, diciamo, risorse o piuttosto percorsi, bandi o per avvicinarvi a voi, per sostenere ciò che state facendo. Quindi grazie davvero e buon lavoro. Grazie mille, Assessore, a lei per la sua vicinanza. Siamo pronti alla ripartenza, incrociamo le dita e andiamo avanti. Passo la parola, grazie. Grazie, Assessore, anche diciamo così dell'auspicio e diciamo dei complimenti che ha rivolto la nostra amministrazione anche per i progetti che hanno avuto il finanziamento sulle linee del suo assessorato, che mi pare che sia doveroso sottolinearlo nel contesto generale che oggi andremo ad esaminare, e cioè che sono frutto della collaborazione con altri enti, appunto perché sempre nell'ottica dello sviluppo della destinazione Sondrio, indipendentemente che il focus poi come oggi sia più sullo sport piuttosto che sia sul territorio, sulla gastronomia, sulla bellezza, insomma su quant'altro, ci rendiamo assolutamente conto che come medio Valtellina, come centro Valtellina, possiamo essere evidentemente attrattivi e in qualche modo competitivi solo ragionando in un'ottica sinergica e in un'ottica di sistema. Quindi non posso far altro che ringraziarla per i complimenti che ci ha rivolto e darle la nostra disponibilità, diciamo così, ovviamente a poter cogliere tutte le opportunità che attraverso il suo assessorato ci metterà a disposizione anche per il futuro più prossimo. Grazie. È un piacere. Cedo la parola ora al dottor Bianchi di PKF, che collabora col Comune di Sondrio da qualche mese proprio su una consulenza strategica rivolta a, diciamo così, contribuire allo sviluppo di Sondrio come destinazione, come hub, come ha già sottolineato anche l'assessore, che oggi, oltre a fornirci, diciamo così, un intervento, ci farà anche da moderatore per coordinare un po' tutta la tavola dei prestigiosi relatori che da adesso in poi si alterneranno negli interventi che andremo ad ascoltare. Grazie Giorgio, prego. Grazie a voi. Allora, prendo subito la palla al balzo e la passo poi a Sergio Schena. Ricordava bene Lara che noi non meno di 2 mesi fa abbiamo fatto questa conferenza stampa durante TTG a Rimini, dove l'obiettivo era proprio quello di Milano Cortina 2026. La tappa di oggi l'abbiamo chiamata proprio la prima tappa, quindi proprio c'è l'idea di partire questo percorso, che è un percorso che sembra lungo, ma che poi sappiamo che in realtà poi le tappe vanno bruciate in fretta. Quindi io passerei subito la palla a Sergio Schena, che è il, diciamo, il valtellinese che rappresenta un po' quelle che è la Valtellina e ovviamente quelli che sono interessi alla Valtellina all'interno del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sergio Schena, oltre che avere chiaramente questo ruolo istituzionale, oltre che essere un imprenditore molto riconosciuto sia a livello locale ma anche a livello nazionale, è anche, e questo secondo me va anche ricordato in questa sede, è anche uno sportivo. Quindi diciamo lo sport oggi viene visto come elemento per creare destinazione turistica, ma lo sport secondo me è anche volano per creare indotto, per creare economia. Lo sport è anche momento di aggregazione. Le cose più belle secondo me si trovano quando persone che magari hanno estrazioni diverse, ruoli diversi, si trovano praticamente a correre assieme, come immagino Sergio hai fatto qualche settimana fa durante la Wine Trail, e ti sei fatto un bel 42 chilometri, quindi immagino hai avuto la possibilità di vedere un po' tutta la Valtellina, insomma vedere quanto bella può essere la nostra valle. Quindi diciamo adesso chiedo l'intervento a Sergio su questa parte più istituzionale, quindi quanto può essere chiaramente Milano Cortina 2026 un volano, un'opportunità per creare tutto quello che abbiamo detto prima, poi passiamo anche alle altre persone che abbiamo coinvolto oggi e poi andremo a presentare dopo. Perfetto, grazie. Lasciamo perdere la parte sportiva perché alla fine mi diverto, non è sicuramente quello i miei punti di forza.
Perché sono importanti i grandi eventi come le Olimpiadi, ma anche come il Wayne Trail? Perché lo sport è salute, lo sport è benessere. Più si pratica sport, i giovani praticano sport, più può migliorare la salute fisica e mentale. E quindi, diciamo, per fortuna si sta percorrendo questo processo di crescita in tutti i livelli dello sport. E sono importanti i grandi eventi proprio perché il grande atleta, il grande evento fa da traino, è un'icona. Penso che molti di noi o dei giovani non praticherebbero sport se non avessero questi modelli da seguire, per cui è proprio un qualcosa ritenuto importante, proficuo. Che ricadute e che cosa può ricevere Sondrio dall'Olimpiade? Allora, l'Olimpiade, come sappiamo, è il più grande evento al mondo e abbiamo in Valtellina abbiamo una parte importante delle Olimpiadi, perché grazie adesso anche allo sci alpinismo abbiamo 34 medaglie e quindi praticamente un terzo delle Olimpiadi sarà qua, con anche gare di un ranking molto importante e di conseguenza avremo un ruolo dei protagonisti in questo grande evento. Olimpiade che però, continuo a ripetere, non è l'Olimpiade di Bormio del Livigno, ma è l'Olimpiade di tutta la Valtellina, di tutta la Lombardia, di tutta Italia, ma poi soprattutto il marchio si è deciso, grazie a una rinnovata, una nuova senso di unità e di collaborazione che c'è all'interno del nostro territorio, si è deciso di puntare molto sul marchio Valtellina e quindi sicuramente uscirà un riposizionamento e un rafforzamento di questo marchio. A livello di visibilità, a livello di notorietà, sicuramente faremo, grazie alle Olimpiadi, un grandissimo passo avanti. Un grandissimo passo avanti su dei mercati, dei target di clientela che fino ad oggi noi abbiamo visto ben poco, perché i veri appassionati delle Olimpiadi sono negli Stati Uniti, in Giappone, nell'Oriente, un target alto spendente, un target medio alto, e quindi è particolarmente interessato come target e è interessato all'evento sportivo, ma anche a conoscere il territorio. Sondrio è forse un po' un luogo ideale da cui partecipare, da cui seguire un'Olimpiade, perché vuol dire essere a un'ora da Bormio, poco più di un'ora da Milano, e ricordiamoci che Milano è un polo attrattore fondamentale dell'Olimpiade, c'è la cerimonia di apertura e tutta l'Alta Valle sarà congestionata, occupata dalla famiglia olimpica. Di conseguenza è veramente in una posizione strategica, ci saranno anche tutta una serie di eventi riservati ai capoluoghi delle province olimpiche, per cui comunque avremo anche una serie di eventi di comunicazione riservata, un coinvolgimento importante, e quindi diciamo avremo tanta visibilità e tantissime opportunità. È importante essere pronti tenendo conto che sarà l'Olimpiade più sostenibile di sempre, con un grande attenzione quindi a tutti i temi di sostenibilità, ma anche a livello di ricettività ad ogni livello. Sarà molto importante il ruolo degli impianti sportivi, ma anche dei prodotti tipici, proprio perché, come dicevo prima, lo spettatore, ma anche il media straniero, è interessato all'evento sportivo, ma è interessato al territorio, a viverlo, a visitare, a mangiare bene, e sappiamo che Sondrio è un po' il centro dell'agroalimentare, che all'interno delle Olimpiadi è un'eccellenza, perché come anche evidenziato Ambrosetti, abbiamo una crescita dal punto di vista sia dell'immagine, sia del fatturato, sia dell'occupazione del nostro distretto agroalimentare molto superiore alla Lombardia, molto superiore al resto d'Italia. Di conseguenza è proprio un ruolo molto importante. Per cui il sogno è quello di far diventare Sondrio la città dello sport e del benessere. Questo potrebbe essere un po' lo stimolo da lanciare, della capitale dello sport e del benessere in occasione dell'Olimpiade. Bene, grazie mille Sergio. Bene, gli spunti poi li riassumiamo tutti, ma interessanti questo abbinamento tra la parte sport e benessere, salute, e molto interessante invece anche quello che citavi adesso, il rapporto proprio tra
quello che può essere il volano delle Olimpiadi da un punto di vista di impatto su quella parte economica, sulla parte soprattutto dell'agroalimentare. Allora, adesso se volevo darvi qualche riferimento attraverso una presentazione che abbiamo preparato. Oltretutto, un altro elemento interessante, non so se ti ricordi Michele, quando abbiamo fatto la conferenza c'era proprio Lara Magoni che diceva che, avete presente il logo delle Olimpiadi dove c'è il Duomo con dietro le cortine ovviamente, quindi si riconoscono abbastanza bene. Noi l'abbiamo declinato praticamente attraverso il Duomo e le montagne lombarde, così in qualche modo riusciamo anche a rendere sempre più, come dire, vicino questo elemento. Mi dai... Ok, allora... L'obiettivo di oggi, come diceva prima Michele, è quello di capire qual è il rapporto tra lo sport e la destinazione, quindi cioè come lo sport può aiutare a creare una destinazione turistica. Quindi prima tappa, come dicevo prima, sul percorso di Milano Cortina, questo è uno dei temi su quali andremo a lavorare, questo non funziona, però... Allora, diciamo che oggi abbiamo invitato a discutere quelli che secondo noi sono degli interlocutori, attori, operatori che a titolo diverso praticamente vanno a impattare su quello che può essere questo tipo di approccio a quello che è il mondo dello sport, quindi al di là di quelli che sono la parte istituzionale e politica, che è chiaramente molto importante, e in questa, diciamo, fase a seguire ci piacerebbe confrontarci con quelli che sono un po' gli operatori, quelli che comunque hanno vissuto, vivono o vivranno tutto quello che può essere, diciamo, i diversi aspetti del mondo legato allo sport. Prima di dare la parola a Michele Rigamonti, dove ti abbiamo declinato sulla parte wine trail, ma non solo wine trail, perché c'è anche lo sport inteso come studio calcio, prima di dare la parola all'imprenditoria con gli impianti, all'avvocato Vismara, Alessandro Vanoi, che chi meglio di te ha vissuto praticamente, continua a vivere quello che è un po' l'aria, lo spirito olimpico, Antonio Nitto, che ha anche lui vissuto per tanti anni quello che è il mondo olimpico attraverso il pattinaggio e che oggi rappresenta un altro punto che mi piacerebbe poi toccare con voi, che è la parte legata ai master, quindi benissimo lo sport, ma lo sport anche declinato, come diceva un po' prima Sergio, va bene la parte giovanile, ma va bene anche chi ancora magari come noi continua a fare sport nonostante tutto cerca ancora di tenere botta. E poi ovviamente la parte, ringrazio per intervenire poi dopo l'azienda, qua abbiamo invitato Alessandro Cerroni Technogym, un'azienda che chiaramente da tanti anni nel mondo dello sport è un punto di riferimento, per quanto riguarda le Olimpiadi. E poi un elemento che ci piacerebbe anche un po' approfondire, che è legato a la parte, vedremo, Sonde offre diverse opportunità a livello sportivo, qualcuno magari si dimentica anche che abbiamo un bel campo da golf di 18 buche, abbiamo invitato Andrea Scotti che ci racconterà di quello che potrebbe essere anche l'attrattività e lo sviluppo di una situazione come questa. Allora, quella che è la nostra, diciamo, roadmap, quindi un po' l'avvicinamento che vogliamo fare verso le Olimpiadi Milano Cortina, sono declinate in cinque passaggi, Sandro, quindi abbiamo ripreso anche noi, come dicevo prima, insomma, non usiamo i cerchi olimpici, perché so poi che Sergio magari ci dice che non possiamo ancora farlo, però abbiamo utilizzato, anziché dei cerchi, dei rettangolini, abbiamo usato dei colori che sono quelli, però abbiamo detto quello dove dovrebbe essere basata la parte, diciamo, dello sviluppo turistico. Quindi oggi parleremo di sport, la prossima volta parleremo di eventi, poi parleremo di enogastronomia, parleremo di cultura e parleremo poi di sostenibilità. Quindi la prima tappa di oggi è dedicata allo sport. Lo sport vuole essere, quindi, cioè il passaggio da sport a destinazione. Cioè come faccio a rendere quello che può essere un evento e farlo diventare destinazione? Beh, questo è un approccio molto accademico, però secondo me rende bene quello che dovrebbero essere i diversi passaggi da fare, e poi immagino che ne discuteremo dopo anche con Michele. Quindi scegliere chiaramente se far diventare una destinazione una meta turistica, una meta sportiva, e quello è importante, integrare, questo lo dico soprattutto a Michele, le diverse, diciamo, attività sportive con tutte quelle che sono le altre attrazioni, quindi elementi che in qualche modo vanno ad impattare sul discorso dello sport, diceva prima Sergio, la parte
agroalimentare, ma ovviamente questo può essere fatto benissimo anche in tante altre situazioni, quindi l'integrazione con quelle che sono le altre attività, creare chiaramente di quelle che possono essere, diciamo, nuove attrazioni sportive, ma sfruttare anche le risorse chiaramente che abbiamo a disposizione, promuovere ovviamente lo sport, facendolo diventare un asse importante, cioè se vogliamo puntare su quello deve diventare quello chiaramente la destinazione e valorizzare chiaramente poi quello che abbiamo in termini di consolidare quello che può essere chiaramente legame tra sport, eventi, turismo, per rendere chiaramente Sondrio una destinazione turistica. Questo, diciamo, è un po' l'approccio. Allora, guardate questa slide, questo poi l'abbiamo già fatto vedere l'altra volta a Rimini, ma volevo rimarcare un aspetto. Allora, quando ci si muove in una direzione, ci piace sempre guardare verso chi oggi fa questa cosa, la fa un po' meglio di come viene fatta oggi. In particolare abbiamo preso come riferimento, come benchmark, la città di Trento. Trento, diciamo, è la città che è posizionata al top del ranking, quindi siamo praticamente, abbiamo Trento numero uno, Sondrio su un, diciamo, un totale di circa 100 città si posiziona al 40° posto. Benissimo, cerchiamo di andare a capire dove andare e quali sono un po' oggi le opportunità di crescita, quindi per scalare quelle famose posizioni. Siamo tutti sportivi, quindi ci piace magari darci un obiettivo e dire: allora, oggi sono 40°, come faccio ad arrivare primo? Allora, questa slide, non so se poi la vediamo forse anche dietro nella sua interezza, se qualcuno magari non riesce a vederla qua, secondo me dà una serie di elementi importanti. Allora, dice che Sondrio è posizionata molto bene a livello di sport individuali. Siamo praticamente la terza città, praticamente su oltre 100 città, quindi quella parte lì funziona molto bene. Siamo messi molto bene, anche lì siamo noni, come attrattività a grandi eventi italiani e internazionali. Cioè, ce l'ha detto prima la Magoni, siamo bravi a gestire quelli che sono degli eventi. Dove manchiamo? E lì cominciamo a vedere le aree dove bisogna andare a lavorare. Manchiamo soprattutto su quelli che sono la parte delle strutture sportive, 64° posto. E quindi vuol dire che ovviamente rispetto a quello che è Trento, perché Trento è posizionato a secondo, quindi mancano probabilmente quelle che sono le strutture, gli impianti, dove fare cosa? Probabilmente dove andare a sviluppare quello che è l'altro elemento sul quale bisogna andare a lavorare, cioè gli sport di squadra. Praticamente Sondrio a livello di sport di squadra è posizionato oltre il 100° posto, vuol dire quasi all'ultimo posto della classifica. Ok? Quindi qua, secondo noi, sono, ovviamente facciamo tutti riferimento, ma poi gli diamo l'assist dopo a Michele, quello che deve essere, ma lo sport di squadra, dicevo prima, dove lo fai probabilmente all'interno di quelle che sono le strutture, gli impianti, altrimenti è un po' difficile creare quelle situazioni. Questo è, secondo me, importante. Quindi Trento, sicuramente sappiamo tutti, grandi eventi sportivi, il Festival dello Sport, l'incentivazione dello sport per i più giovani, creazione e riqualificazione di quelli che sono gli impianti, i luoghi praticamente sportivi. Qua abbiamo un po' identificato quelli che sono, diciamo, oggi quello che è Sondrio come destinazione sportiva, quindi la parte dell'inverno. Anche qua volutamente abbiamo cercato di rimarcare qual è l'aspetto. L'aspetto non abbiamo messo la classica immagine di quello che scia, ma abbiamo messo l'immagine di quello che fa un po' di esibizione, un po' di freeride, un po' di snowboard, che è quello che praticamente viene riconosciuto oggi alla destinazione Sondrio, in particolare poi Chiesa Valmarenco. Abbiamo messo l'estate, come chiaramente meta dove si possono fare le passeggiate, si può andare in bicicletta, ma poi ci piace ricordare, lo dicevo prima, anche il tema di quello che può essere un driver di forte attrazione a livello turistico, il golf. Quindi queste sono un po' le varie situazioni che oggi abbiamo. Questi sono dati che, insomma, conoscete tutti bene, quello che è la parte degli sci, quelli che sono i chilometri chiaramente di pista che abbiamo, gli impianti di risalita, quello che si può fare a livello di destinazioni, quindi qua c'è tutta la parte invernale, quindi adesso stiamo partendo con la stagione invernale, magari facciamo vedere anche dopo a seguire già dei dati che fanno vedere un po' quello che è la movimentazione, quindi dallo sci allo snowboard, al pattinaggio, visto che stanno preparando la pista di pattinaggio in piazza, lo sci di fondo, e qua abbiamo il meglio di Sandro che su questa parte qua ha giocato un ruolo fondamentale, lo sci di alpinismo. Qua ricordiamo, magari lo fai tu Michele, che a febbraio cosa abbiamo a Sondrio? Abbiamo una delle tappe della World Cup di sci alpinismo, che si insisterà in parte sul versante aerobico, in parte sul versante etico, quindi il meriggio
e Caspoggio, che è un'altra località in Val Malinco, dove sarà la Sprint Race, avremo copertura totale dell'evento sul circuito Eurovision, e quindi sarà un'altra occasione per mostrare quelle che sono le potenzialità del nostro territorio anche da questo punto di vista, da questo ulteriore punto di vista. Attività sportive alternative in inverno, ne abbiamo messo alcune, lo sled hole, le ciaspole, il fat bike, tanto per citarne alcune. Questa è la parte del golf, invece questa parte poi avremo la possibilità di coprirla più tardi con Andrea Scotti. Ripeto e ribadisco l'opportunità che c'è di un campo da golf a due passi da Sondrio. Noi generalmente quando come società andiamo a fare sviluppo turistico, uno degli elementi che andiamo a mappare è la presenza o meno del discorso del golf. Oggi ce l'abbiamo, quindi questa secondo me è assolutamente una situazione sulla quale si può andare a lavorare, creare chiaramente quello con circuito che permette di attirare i famosi turisti alto spendente che dicevi prima tu Sergio, quindi chi chiaramente ha questa, e soprattutto farlo magari durante dei periodi che sono dei periodi di spalla, non necessariamente durante l'altra stagione, ma durante quelle che possono essere delle basse stagioni. Andiamo avanti, se qua ci dà un po' di supporto. Sì, grazie, così almeno. Ok. Ecco, io vorrei fermarmi qua così io do la parola a loro e poi magari se riusciamo a far partire anche quel video che abbiamo preparato così diamo subito l'assist. Oggi ci piacerebbe parlare di questo con voi, quindi definire assieme praticamente quello che può essere un piano d'azione, un action plan, dicevi tu Sandro prima, a noi ci piace molto data sportivi entrare subito e fare le cose. Questo vuole essere il nostro approccio, vuole essere un approccio che studia chiaramente quello che bisogna fare, però subito poi farlo. Quindi ci piacerebbe capire con voi come possiamo rendere operativo questo action plan, andando proprio a cercare di colmare quelle lacune che probabilmente oggi ci sono. Proviamo a far partire quel video così diamo subito l'assist a Michele Rigamonti. Io spero solo che non parta il video, poi vi spiego il perché. È stata una festa che ha contagiato tutta la città, quella che oggi è andata in scena con l'ottava edizione della Valtellina Wine Trail. Tantissima gente alle partenze di Castione, Chiuro e Tirano per le gare dalle tre distanze e una piazza Garibaldi gremita che ha accolto calorosamente i runner. Abbiamo iniziato bene con un tempo veramente eccezionale perché stamattina quando abbiamo visto il cielo abbiamo detto quest'anno sicuramente andrà bene perché il cielo fa l'80%. E con i numeri abbiamo fatto il pienone, siamo quasi 3.000 iscritti, dunque 30 paesi da tutto il mondo, la gara comunque attrae tantissimo perché comunque sì, apriamo le iscrizioni alle 8 del mattino, alla sera le abbiamo già praticamente concluse, dunque vuol dire che il format piace veramente tanto. Senza gli sponsor queste gare non potrebbero essere fatte perché comunque sono molto anche dispendiose. E non dimentico mai i volontari, perché abbiamo sul percorso più di 300 volontari che ci aiutano gratuitamente e questi sono veramente fondamentali per la nostra gara. E un ritorno al Valtellina Wine Trail in grandissimo stile, una giornata baciata da questo stupendo sole, veramente un'emozione unica e che sia veramente una grande giornata e soprattutto la possibilità di godere di questo splendido vino e di queste splendide eccellenze che la Valtellina sa offrire. Beh, è la prima volta che cerco di fare questa gara, anche se l'ho fatta in maniera amatoriale. Sono contento perché ho visto una delle attività che finanzia il BIM e direi che è un finanziamento che è più che consono, visto il percorso che ci fa gustare una bella Valtellina tra i sentieri, tra i nostri vigneti, tra il nostro territorio. Nel correre e camminare ho sentito un sacco di persone parlare in lingue diverse, accenti diversi, per cui penso che l'iniziativa sia più che riuscita, pertanto un plauso agli organizzatori che organizzano questo evento. Fra i quasi 3.000 atleti della Wine Trail anche l'onorevole Maurizio Lupi. È la prima volta, devo dire, bellissima, a parte il fatto della tanta gente meravigliosa, ma questa idea di unire la corsa con la natura, con il vino, con ciò che è una delle eccellenze della Valtellina mi sembra un'idea meravigliosa. E poi ritornare finalmente a correre dopo un anno e mezzo credo che dimostri quanto sia importante eventi come questi, ma anche quanto sia importante vaccinarsi. Grazie. Innanzitutto ti voglio ringraziare Michele, grazie, perché veramente vivere un'emozione come la Wine Trail fa sempre piacere.
Allora, io speravo che non partisse questo video, ti spiego il motivo, perché in questo video praticamente c'è mio figlio che mi batte lo sprint, e non sto scherzando. Praticamente ho fatto per la prima volta, io ho sempre fatto la 21, quest'anno ho fatto per la prima volta la 12 chilometri, l'ho fatta con mio figlio, c'ha 12 anni, e a un certo punto quando siamo arrivati praticamente all'ultima salita, quella della chiesa, mi ha chiesto di rallentare perché era un po' in crisi. In realtà stava preparando lo sprint, e quindi appena fatto la salita è partito lo sprint, e io sinceramente non sono riuscito a stargli dietro, però insomma, diciamo, al di là di questo aspetto, è veramente un bellissimo evento. Quindi ecco, volevo partire dalla Wine Trail per poi anche arrivare al discorso con te del progetto che stai facendo con Sondrio Carcio. Quindi partiamo dalla Wine Trail e poi andiamo su Sondrio Carcio. Beh, la Wine Trail a me piace dire che è partita nel 2013, ci piace usare queste parole, da 4-5 scappati di casa, che hanno deciso di organizzare una gara in mezzo alle vigne. Effettivamente all'inizio eravamo un po' nel dubbio, perché diciamo nel mondo di queste gare se ne facevano, che in Valtellina era un po' la prima. Poi col passare del tempo c'è da dire che appunto i risultati ci hanno dato ragione, insomma. Quest'anno siamo all'ottava edizione, come dicevo, si vedeva nel video, noi abbiamo ormai quasi 3.000 iscritti, dopo poche ore dall'apertura delle iscrizioni chiudiamo subito, arriviamo subito al limite degli iscritti, dunque questo ci rende felici, perché vuol dire che abbiamo trovato un format che alla gente piace. Cos'è che piace? Piace comunque che unire lo sport al turismo e alla gastronomia, come dicevamo prima. Perché noi siamo partiti col progetto Wine Trail? Perché volevamo far vedere all'inizio all'Italia, poi a questo punto al mondo, perché abbiamo veramente tanti atleti che arrivano da tutte le parti del mondo, cos'è la Valtellina, cos'è la nostra bella Valtellina. Perché quando sei sul percorso e senti gente di una certa età che ti dice posti così belli al mondo ne ho visti pochi, da noi valtellinesi ci fa pensare questa cosa, noi che la vediamo tutti i giorni, e questo ci dà lo stimolo per andare avanti, sempre organizzare l'evento sempre con maggiore importanza. Il fatto di questa gara effettivamente è vincente perché comunque fa conoscere all'atleta le nostre montagne, i nostri prodotti, le nostre vigne, i nostri vini, perché comunque non dimentichiamo che è una delle poche gare al mondo che passa attraverso le cantine. Dunque, oltre al fatto di correre, dai la possibilità anche agli atleti, chiaramente non ai primi, che chiaramente la fanno per un discorso agonistico, agli altri, di godersi veramente le bellezze della valle e nello stesso tempo di assaggiare i nostri vini, che negli ultimi anni hanno raggiunto veramente un livello veramente alto. E quest'anno, ripeto, siamo all'ottava edizione, e ogni anno cerchiamo sempre di migliorare. Devo dire che il territorio ci sta dando comunque una grossa mano, l'amministrazione, gli enti pubblici, ma anche gli sponsor. Veramente è un evento che è riconosciuto, ci viene riconosciuto praticamente da tutti. Questa è una cosa bella, perché vuol dire che l'ambiente valtellinese non solo sta capendo l'importanza di questo evento per la Valtellina, per far promuovere la Valtellina. Nello stesso tempo anche gli atleti, comunque sia, fanno comunque il click day per potersi iscrivere sostanzialmente, perché veramente dopo poche ore finiamo i pettorali, e dunque è una gara che piace proprio anche a livello... Posso fare una domanda? Quanti atleti ci sono stati quest'anno? Quante persone iscritte? Quest'anno erano quasi 2.900. Vediamo se sa rispondere a questa domanda. Quante donne avevi? Donne, allora io ho fatto la partenza della 12 e della 21. Dirò che donne ne ho viste veramente tante. E questo che infatti sì, ho visto veramente tante veramente donne, tra l'altro anche tante straniere. Cioè che è il primo anno che vedo tante donne straniere, gli altri anni ho visto stranieri, uomini. Quest'anno proprio tante donne anche straniere. Dunque, ripeto, esattamente la percentuale non lo so. Però veramente è una percentuale molto alta, cioè, visivamente parlante. Poi veramente questo te lo domando, perché poi l'intervento a seguire sarà quello che abbiamo richiesto, perché a noi piace lavorare chiaramente, fare anche strategia attraverso i numeri. Poi quello che vedrai dopo è quello che è stato l'impatto della Wine Trail sul territorio, a livello proprio di indotto, a livello di presenza, a livello di numeri. Secondo me queste sono le cose importanti che vanno... Questo ci piace, perché sostanzialmente noi si organizza questa gara appunto per promuovere il territorio, ma anche per far lavorare l'attività del territorio. E la cosa che più ci fa piacere è che la gente, dopo la gara, durante l'anno ci ritorni. E questa è una cosa fondamentale, perché vuol dire che il territorio piace. E lì bisogna essere bravi comunque a dare, perché effettivamente quei giorni della Wine Trail a livello alberghiero siamo un po' tiratini sulle strutture, dunque lì avendo un evento così importante nel 2026, secondo me lì bisogna lavorarci un pochino, insomma. Bene, prossimo anno obiettivi sulla Wine Trail? L'obiettivo della Wine Trail è comunque
nostro obiettivo di questo gruppo di amici, che appunto, perché non dimentichiamo che siamo un gruppo di amici scappati di casa, che però ci dedicano quasi un anno per organizzare la Wine Trail, tra cui anche appunto il regista che oggi è qua, che sta trasmettendo le immagini, l'amico Riccardo, che è uno di noi, e c'è veramente un lavoraccio. L'obiettivo dei prossimi anni è riuscire a portare questa manifestazione lunga una settimana, cioè partire, fare una settimana intera di eventi, partendo dall'agonismo che potrebbe essere il sabato, ma magari giorni prima organizzare delle belle camminate, magari cose non agonistiche legate allo sport, al territorio, ma ripeto, che possono far partecipare anche la gente comune. Insomma. Bello, quello che diceva anche prima Sergio Schiena, quindi sicuramente lo sport, visto non solo chiaramente come elemento, diciamo, di agonismo, ma visto come un momento di benessere, sì, di sport, di salute, con la possibilità chiaramente di scoprire anche quelli che sono gli aspetti. Ottimo. Wine Trail. Sondrio Calcio invece. Sondrio Calcio, leggevo col 100, come hai fatto vedere prima, sport di squadra 100. Effettivamente sì, cioè, allora, sfida Sondrio Calcio, nel senso che mi è arrivata questa patata bollente. Cioè, all'inizio non sapevo che era così bollente, però è veramente una bella sfida, anche perché comunque il calcio, che se ne dica in Italia, è lo sport che più attrae. È una sfida importante, e gli sport di squadra comunque sono molto difficoltosi, perché comunque unire tanta gente, ma non solo atleti, proprio chi sta intorno agli atleti, è una cosa difficile. Però, ripeto, è anche molto stimolante. Quello che si diceva prima, che è fondamentale, sono le strutture. Perché comunque sia la struttura è fondamentale. Vabbè, non voglio paragonarmi alla Juventus, soprattutto in questo periodo, perché magari, diciamo, cioè, però effettivamente io ho vissuto la Juventus dallo Juventus Stadium dall'inizio, e lo Juventus Stadium sicuramente ha dato degli scudetti alla Juventus. Comunque la struttura è importante per la squadra e per ciò che gira intorno alla squadra. Dunque avere una struttura bella intorno è, oltre che essere gratificante per chi viene a vedere la squadra o i vari sport, ma anche per chi ci gioca, è fondamentale, perché una bella struttura aiuta, ma aiuta tanto. Noi a Sondrio, grazie anche all'amministrazione, stiamo veramente recuperando un centro che comunque, io sto iniziando a girare i centri della Lombardia vedendo appunto il Sondrio Calcio, e noi abbiamo un centro veramente di eccellenza a Sondrio, che con un po' di modifiche potrebbe diventare veramente molto molto importante. Oggi l'amministrazione comunale, grazie all'amministrazione comunale, stiamo rifacendo il campo in erba sintetica che verrà omologato anche per la prima squadra. Sul campo della prima squadra stiamo facendo un'illuminazione nuova. Il sogno è fare la pista d'atletica, che qui ho Sandro che ne sa qualcosa di atletica, fare la pista d'atletica, perché la pista d'atletica può essere quel volano che può far veramente crescere questo centro e farlo diventare la cittadella dello sport, legato al rugby, legato, io dico sempre che uno deve venire in un ambiente sportivo, poi deciderà lui se fare calcio, rugby, pallavolo, però creare un ambiente dove i ragazzi possono fare lo sport di squadra in armonia, ma con anche le strutture, perché le strutture sono fondamentali in questa cosa. Grazie mille, perfetto. Bene, grazie mille Michele, poi so che tu a un certo punto dovrai scappare, perché tu sei uno che insomma sei su tanti fronti, quindi... grazie. Allora, però prima di scappare devi assolutamente vedere quello che abbiamo preparato, sì, per te. Allora, uno dei temi, e questo lo ribadisco a Michele, sul quale ci piacerebbe lavorare da qua ai prossimi anni, è il tema delle informazioni, dati. Quello che manca oggi, abbiamo visto sul territorio, sono dati. Quello che abbiamo fatto noi a livello di ricerca, quindi come società, e quello che abbiamo fatto fare a dei ragazzi qualche mese fa, i ragazzi della Bocconi, analisi, coso, ricerca, praticamente stiamo lavorando con dei dati del 2018. Quali sono i dati che oggi ci sono ufficiali a livello turistico? Quindi pensate, quando tu devi programmare l'attività, c'è dei dati che risalgono al 2018, quindi un mondo fa, esattamente un mondo fa. Sì. Quello che abbiamo chiesto invece oggi, e qua ci dobbiamo ringraziare Mario Romanelli di DataPeel, è di avere un quadro di riferimento di quello che oggi è la situazione, ovviamente non solo della città di Sondrio, perché quello che abbiamo voluto è avere un quadro un po' più allargato, quindi diciamo della provincia di Sondrio, per capire effettivamente qual è la situazione in termini di chi sono i nostri clienti, quali sono i turisti, cosa sono italiani, sono internazionali, cosa dicono di noi, cosa sono le cose che vanno cercando. Quindi un'analisi non solo quantitativa, cioè di sapere chi sono italiani, stranieri, sapere se sono delle coppie, sono dei singoli, sono delle famiglie, ma sapere soprattutto poi queste persone cosa ricercano sulla rete. Quindi, e soprattutto poi capire questi flussi come si muovono quando ci sono questi eventi. Quindi se gli eventi praticamente servono a generare anche quella che è la domanda turistica, oppure degli eventi che invece non generano domanda turistica. Mario, ci sei? Eccolo lì.
Sì, ci sono, spero che mi sentiate. Mi scuso per non essere lì con voi, ma la concomitanza con un nostro evento fissato da tempo qua a Bologna, Icon, mi ha portato a fare solo questo collegamento. Mi scuso in anticipo e spero di avere occasione presto di essere lì magari a uno degli altri appuntamenti che sono programmati. Assolutamente sì. Mario, lascio la parola a te. Ovviamente quello che ti chiediamo è di entrare, ho visto che hai veramente fatto una presentazione molto bella in quelli che secondo te sono i dati significativi che ci permetteranno poi di utilizzarli per fare chiaramente delle riflessioni e degli aggiornamenti. Lascio te la parola. Sì, io chiederò di andare avanti nella presentazione a chi la comanda. Potete già andare avanti alla terza slide, perché io sono Mario Romanelli e sono di Data Peel Company. In passato, anche nel territorio, grazie a un lavoro con la Regione Lombardia, qualcuno ci aveva conosciuto con il nome Travel Appeal. Se andate avanti, cosa facciamo noi? Noi abbiamo, la slide successiva lo dice con chiarezza, noi pensiamo che i dati siano la cosa più importante per costruire un'opinione più completa e lavorare senza dati, come diceva Giorgio adesso, ma lavorare con i dati di 2 o 3 anni fa, soprattutto con quello che è successo nel mondo, sia sbagliato. Noi cosa facciamo? Se andiamo avanti, vi faccio vedere anche la prossima slide. Noi raccogliamo tutte quelle tracce digitali che le persone lasciano durante l'esperienza in un territorio, mappando tutti i punti di interesse, che siano alberghi, che siano ristoranti, musei, attrattori, scuole di sci, ma anche eventi, esperienze, poi vedremo, per raccontare quelli che sono oggi, in realtà sono il racconto delle persone, ma che, come scriviamo nella slide successiva, sono poi in realtà quello che le persone usano per orientare le proprie scelte. La vostra reputazione, la reputazione di un territorio, è poi il fattore che spinge le persone a scegliere di andare in un territorio o in un altro, in una struttura o in un altro. Queste tracce, e vi faccio vedere, poi arrivo subito a Sondrio, ma volevo un po' dirvi cosa sono. Queste tracce in realtà sono interessanti anche perché, come si vede nel grafico della slide successiva, queste tracce sono sovrapponibili ai dati Istat, cioè il volume di contenuti online che noi riusciamo a tracciare ci anticipa quali saranno gli arrivi, quanti sarà la pressione, quindi quante persone ci sono in un territorio in quel momento. Questi dati noi ce li abbiamo settimana su settimana, non dobbiamo aspettare la prossima uscita del rapporto Istat sul 2020, che sarà ora di questi giorni, probabilmente è uscito in questi giorni su anno scorso. Quindi Se questo è il nostro approccio, usare le tracce digitali per un po' anticipare i tempi e per capire la percezione che c'è su un territorio, vi faccio vedere cosa abbiamo fatto e cosa speriamo di fare con questo strumento che si chiama Data Peel Studio, che è una piattaforma, potete andare direttamente avanti anche alla prossima due, così vado un po' più veloce. Ok, a questa. Mario, scusa se ti interrompo, dici anche le vostre esperienze con chi lavorate. Sì, scusate, hai ragione Giorgio, ho tolto la slide, ma avevo promesso che l'avrei detto, perché in realtà noi questi dati in questi anni li stiamo fornendo ai più grandi operatori del mondo del turismo, quindi alle grandi catene, agli operatori turistici, ma un po' a tutti i territori, partendo dal governo con Enit, e tra l'altro siamo coinvolti nel Tourism Digital Hub, che è il progetto finanziato con fondi PNRR che restituirà una dashboard sull'Italia con questi dati ed altri. Lavoriamo con la regione Piemonte, la regione Veneto, la regione Friuli Venezia Giulia, la Toscana, l'Emilia Romagna e molte DMO anche locali, Bologna Welcome, dove sono oggi a fare l'evento Icon, siamo a Bologna, ma anche città più piccole come Desenzano, Pesaro, che hanno intuito, e insomma con voi abbiamo iniziato anche un percorso, spero, che hanno intuito che avere questi dati a disposizione rende più facile anche fare strategie e misurare le performance del vostro territorio, degli eventi sportivi. Quindi quelli che ci hanno scelto l'hanno scelto proprio per usare i dati, per anticipare un po' i tempi e per avere, al contrario di quello che diceva Giorgio, non i dati del 2018 per fare analisi, ma avere i dati magari del mese scorso, di ottobre, come vi farò vedere oggi. Quello che noi abbiamo fatto per tirare fuori questi dati cos'è? È attivare la nostra piattaforma sulla provincia di Sondrio. In realtà poi può essere segmentata, potremmo analizzare anche delle aree specifiche, potremmo anche disegnare delle aree da analizzare puntualmente, non solo la provincia per intero, la città o le aree magari di interesse di un progetto.
e analizziamo tutte le attività che hanno una traccia digitale. Come vi immaginate, sono tutte, ormai non c'è un'attività, qui vedete quelle legate al turismo, ma in realtà oggi anche una farmacia, anche una stazione di servizio, anche un centro di ricarica di un'auto elettrica ha una traccia su Google, su Facebook, su qualsiasi piattaforma. Noi analizziamo tutte queste date, se andate avanti la presentazione, cosa tiriamo fuori? Tiriamo fuori un indicatore quantitativo, che è quella curva blu, in questo caso sono dati reali del vostro territorio dal maggio al 31 ottobre, quindi diciamo questa view, che fa vedere anche la buona performance di agosto, ma fa vedere anche cosa ci manca, no, della stagione che purtroppo è partita tardi. E la cosa interessante invece è la linea verde, che parla della qualità, di come viene raccontata l'esperienza e come le persone si trovano nel vostro territorio. Ma questo non è l'unico dato che riusciamo a far vedere. Vado avanti così, entro su due cose interessanti che sono legate nella slide successiva. Anzi, noi cerchiamo di anticipare anche il profilo del turista che usa i servizi del nostro territorio. E se andate avanti con le slide, ora scusate me lo ripeto, ma è l'unico modo che ho per guidare le slide, noi anticipiamo anche quella che è la composizione del pubblico che ha utilizzato i servizi nel territorio. In questo caso si vede che in questo periodo, da maggio a ottobre, la prevalenza è stata dei turisti italiani, come un po' in tutta Italia, dovuta ai fattori che sappiamo, le chiusure, e solo qualche turista di prossimità è riuscito magari a raggiungerci, a scegliere le nostre destinazioni. Ma come vedete, sempre in blu la quantità, in verde la qualità, cioè chi ci viene a trovare, chi sono e anche come si trovano, cosa raccontano. Se poi andate avanti, questa segmentazione può essere vista non solo per i paesi di provenienza, ma anche per la tipologia di viaggiatori. E quindi andando a vedere... Scusami anche Mario, se ti interrompo. Torna un attimo, possiamo tornare indietro? Ecco, questa parte qua secondo me è molto interessante, anche perché noi abbiamo sempre tutta una situazione che qua ci porta verso dei mercati o verso delle situazioni che... Però quello che ci stai dicendo oggi è che stiamo parlando del turismo praticamente della provincia di Sondrio, giusto? Sì, sì. E a onor del vero stiamo parlando anche di dati, e correggimi se sbaglio, che fanno riferimento a un periodo comunque temporale dove non è compresa la stagione invernale, giusto? No, arriva dal 1 maggio al 31-10, anche perché la stagione invernale di l'anno scorso purtroppo... Ecco, teniamo conto che ovviamente la stagione invernale, secondo me, pesa molto da un punto di vista di mercato, soprattutto internazionale, per quanto riguarda un po' l'Alta Valle in particolare. Quindi sicuramente questo dato che vediamo oggi probabilmente andrà un po' riequilibrato sulla componente italiana e internazionale. Adesso vado così a memoria, ma dovremmo essere intorno a un 50-50. Però questo è interessante. Domanda che ti faccio, adesso ovviamente non è questa la serie, ma poi siete in grado anche di capire questi italiani da dove provengono, cioè da quali regioni provengono oppure no? Allora, il dato della provenienza territoriale non è così preciso e non è nella nostra piattaforma disponibile, se non con l'integrazione di altri dati che noi utilizziamo, che sono per esempio i dati di mobilità raccolti con le celle telefoniche. Un'integrazione che noi abbiamo e con quel dato siamo molto più precisi. In realtà con quel dato sappiamo sia da dove vengono come residenza, ma sappiamo anche dove sono stati prima di noi e dove vanno dopo di noi, quindi quello è ancora più profondo come dato ed è possibile comunque approfondirlo, quindi sicuramente lo si può fare, lo si può vedere. E, giusto per capire cosa riusciamo a tirar fuori, diciamo, oltre da dove vengono, la tipologia e anche la slide dopo, in quale canale abitualmente parlano. Scusami se chiedo di tornare un attimo indietro, ma secondo me c'è un dato alla tipologia. Ecco questo. Questo secondo me è un altro dato molto importante. Vabbè, quello delle coppie credo che non sia, però chiaramente fa capire che oggi c'è quella componente, diciamo, turistica, cioè il turismo, a differenza del singolo, che chiaramente è quello che viene per lavoro, per affari, chiaramente sulla rete, insomma, ha una predominanza. Ma guardate il dato delle famiglie. Cioè il dato delle famiglie è significativo, cioè quando pensi, e questo sto cercando anche di immaginare quello che è un po' lo scenario futuro, Michele, del turismo a Sondrio, quando parli di turismo non parli più solo di turismo legato all'attività commerciale, ma parli anche di un turismo legato a delle attività
di tempo libero. La componente famiglia è una componente fondamentale e questo dovrebbe essere anche un tema, secondo me, da discutere con la ricettività. Credo che oggi chiedere a un albergo, una cosa di fondo, se hanno una camera per famiglia, secondo me è un tema un po', voglio dire, assolutamente da valutare e da sul quale ragionare bene. Scusa, vai avanti. Scusa, no, ma vedo dei dati veramente interessanti e non riesco a... Anzi, Giorgio, grazie, perché in realtà i nostri dati, non faccio una precisazione, non nascono solo per fare queste analisi, diciamo, retroattive, anzi, i nostri dati nascono proprio per essere usati giorno giorno e per vedere magari se l'impatto di un progetto, di un finanziamento, di un'azione porta delle modificazioni anche in tempi medi, brevi, no? Perché è chiaro che spingere il mercato delle famiglie vuol dire anche che devo avere, come hai giustamente segnalato, il prodotto giusto per la famiglia. Ho le camere family in cui possano vivere due adulti, due bambini e fare un soggiorno adeguato. Quindi chiaramente questi dati dovrebbero servire, a noi piace quando sono usati, come hai segnalato tu, anche per guidare un po' i progetti, no? Essere data driven non è solo un modo di dire, deve essere anche un po' la, come dire, la vocazione di chi decide di usare piattaforme come la nostra per diciamo, orientare i propri investimenti, diciamo. Quindi fa benissimo affermarmi, è che io non volevo essere troppo lungo, non essendo lì, non so mai con i tempi come... No, assolutamente, scusami. Quindi l'altro tema è i canali, perché anche questo è interessante capire in quali canali noi stiamo raccogliendo dei contenuti. Chiaramente questo 52% di contenuti raccolti su Booking ci dice anche che quel canale è un canale che a cui stiamo delegando molto delle nostre attività di vendita, per esempio, no? Perché certo, quindi immagino qua il messaggio è: se bisogna fare degli investimenti a livello di promozione, a livello digitale, quello sicuramente è il canale, come anche gli altri. Okay. Quindi serve a guidare anche queste cose. Poi in realtà con i nostri dati, diciamo, oltre a questa analisi della profilazione, chi è, possiamo andare a vedere cosa pensano di noi, che sono i contenuti delle tre slide che seguono. Quello che noi chiamiamo il sentiment. Il sentiment per noi è la soddisfazione, quanto le persone si trovano bene nel raccontare le loro esperienze. Quindi ha due fattori questi molto interessanti. Uno, è molto legata la soddisfazione all'aspettativa, no? Chiaramente, se io mi aspetto che il territorio abbia certe caratteristiche, mi offra determinati servizi e non li trovo, il mio sentiment sarà peggiore, la mia reazione sarà una reazione anche di insoddisfazione. Se invece la trovo allineata o mi sorprende addirittura, avrò un dato come questo: il vostro territorio, tutta la provincia in quest'estate ha avuto un dato che è di 3 punti sopra la media nazionale, quindi un dato molto molto rilevante, un dato che racconta appunto che la vostra offerta, comunque un'offerta che viene ben recepita dagli ospiti, un'offerta anche che è in linea con le aspettative che ci sono. Questo numero di per sé vuol dire poco, noi abbiamo confrontato qui il dato italiano come media nazionale, ma è interessante vedere anche le evoluzioni, perché queste piattaforme sono utili per capire come cambia e per esempio vedere se riusciamo a togliere quel picco verso il basso dell'alta stagione, perché quello è un segnale, vuol dire che in alta stagione noi non riusciamo, come negli altri periodi, a soddisfare allo stesso modo i turisti. Perché? Per problemi infrastrutturali, per problemi... Quindi è interessante da analizzare. Si scende nel dettaglio, perché questo sono un indicatore nella slide successiva, perché si va a vedere, qui sono solo i primi 5, ma poi nella dashboard sono anche più quelli che si possono vedere. Quali sono i top temi di cui si parla? In questo caso si parla solo di ospitalità. Ho fatto un focus su cosa si dice quando si utilizza un servizio della ricettività nel vostro territorio. Ed è interessante come il primo argomento sia la ristorazione, che guardate non è scontato, di solito non è un argomento che è, diciamo, che è così in alto. Di solito la ristorazione in questo tipo di racconto è al terzo o quarto posto, vengono prima lo staff, le camere, l'atmosfera, i servizi. In realtà è molto interessante che sia un primo cluster, perché questo è interessante. Come molto interessante, se vedete quel voto 95, non so quanto si legge perché è un po' piccolo, 95.6, che viene destinato allo staff, alla relazione con le persone, col personale. E infatti io l'ho isolato nella slide dopo, facendovi vedere quanto si parla bene del personale, da cosa dipende. E dipende in realtà da una cosa molto interessante, che in un territorio tipo il vostro, che ha probabilmente strutture e dimensioni
non, appunto, non di catene, dimensioni piccole, sia molto influente, guardate, proprio la figura del proprietario, cioè il fatto che chi fa un'esperienza nel vostro territorio, oltre che incontrare il personale, lo staff, in generale l'accoglienza, abbia un feedback positivo con i titolari delle strutture. Questo è anche, se volete, un piccolo cameo, ma una cosa interessante. E poi qui le analisi possono essere molto più corpose. Ora io, gli ultimi due temi, e poi sono qui domande volentieri, sono legati, andando avanti, a un altro indicatore che noi misuriamo, che è la relazione con eventi nel territorio e i prezzi nelle OTA. Perché chiaramente quando noi misuriamo quello che chiamiamo l'appeal digitale, no? Da qui anche il nostro nome di data appeal, l'appeal digitale per noi ha una componente che è anche quello del prezzo, perché io, oltre che piacermi come comunichi, piacermi come mi intrattieni, che foto posti, mi deve anche in qualche modo piacere anche il prezzo che tu mi offri. E se andate avanti, facciamo vedere come noi possiamo vedere, in questo caso nel passato, ma poi nelle slide successive farò vedere anche una view del futuro, l'andamento nello stesso periodo che abbiamo fatto dei prezzi, della ricettività nel periodo. Vedete, ci sono molti picchi dei fine settimana, questo a testimoniare un turismo anche breve che abbiamo avuto in questo periodo, i last minute, i weekend, no? È un periodo che c'è stato, tranne che quel picco in estate, che è un po' quello che almeno nel resto d'Italia, che analizziamo con più continuità, abbiamo visto ha salvato un po' la stagione. Chiaramente questo è un indicatore che non è il dato di saturazione, di occupazione che avete voi negli hotel, ma è un dato che noi rileviamo dall'online vedendo quante offerte sui portali esistono e quante vengono chiuse. Quindi in qualche modo anticipiamo e diamo un'indicazione qui nel passato, ma se guardiamo nella slide dopo, ho fatto un focus sull'ultimo periodo e vi faccio vedere come per esempio si veda già anche a un occhio che non conosce il territorio, come io sapevo c'era la Wine Trail, ma che in quel weekend lì la striscia blu è stata più alta che negli altri weekend. Ha diciamo l'andamento del weekend, come vedete sempre, ma è più alto, anche se di poco è più alto, è sensibilmente più alto. Come è emblematica la crescita di quel dato nel periodo successivo, che ci segnala probabilmente l'inizio stagione. Questo me lo sono, diciamo, l'ho fatto io vedendo anche i dati, no? Vedendo le notizie, i cannoni iniziano a sparare neve, la stagione si apre, al di là di tutte le difficoltà legate ancora al Covid, al non Covid, diciamo la tendenza a fare un prezzo più alto la si vede bene nella slide successiva, che fa vedere come l'impatto dei prezzi da qui a Natale subisca una crescita. Qui ho dato un dato settimanale, quindi è più aggregato, si perde il dettaglio del weekend, ma giusto per farvi vedere cosa si può fare. E vedere anche quindi come nel futuro, ed è la slide dopo, nel futuro anche come siamo posizionati. Questa è una view di oggi che guarda da qui a un anno in avanti. Non saranno tante le offerte pubblicate nel periodo, però si vedono i momenti di fine stagione quando il prezzo si abbassa, si vede che arriva l'estate, si vede già che in agosto, le settimane centrali, un po' di occupazione ce l'abbiamo garantita a dei prezzi più alti. Questo è interessante perché poi si vedono anche dei picchi, come qua giù in fondo, che magari corrispondono già a un evento, corrispondono a un momento di attrazione maggiore del territorio. Chiaro che avere questi dati in tempo reale ci consente anche di capire se stiamo operando bene, se gli investimenti e le attività che stiamo facendo sono nella giusta direzione. Questa è l'indicazione che noi raccogliamo con la parte di prezzi online, che però è un indicatore interessante di occupazione anche. Di... Mario, se ti interrompo, ma proprio per essere, diciamo, precisi su quello che è il dato vostro. Quando parliamo di dati parliamo di recettività a 360 gradi, quindi vuol dire non parliamo solo di alberghi, ma parliamo di residence, appartamenti, tutto quello che praticamente è prenotabile online, corretto? Sì, noi monitoriamo tutta la parte, noi la dividiamo in due grandi parti. Scusatemi, ma c'è un po' di rumore perché sono finite delle sessioni e le persone stanno uscendo, scusatemi. E le dividiamo in due grandi aree. L'ospitalità classica, che è quella classificata, quindi hotel, B&B, resort, residence, appartamenti per vacanze, tutta quella classica. E la parte di vacation rental, quella degli affitti brevi, che chiaramente è una dinamica diversa perché lo stesso appartamento magari sta in un portale un mese, due mesi, poi scompare, cioè non
ha la stabilità dell'offerta. Però noi monitoriamo tutti, questo è interessante perché io posso vedere sia il dato della ricettività alberghiera, sia dei B&B, sia dell'appartamento in affitto, nel classico Airbnb per capirci. Quindi sì, monitoriamo tutta la tipologia, tutta la filiera della ricettività. E ora, qui è interessante, si vede già un picco nel ottobre del prossimo anno, chissà se qualcosa di particolare andrebbe analizzato, ora io non mi sono messo troppo nel dettaglio in questa fase, però vi volevo fare intuire un'altra potenzialità che noi vorremmo anche usare, visto che prima ci ha fatto vedere un benchmark con Trento, Giorgio, no? Un benchmark sulla parte sportiva. In questo caso noi abbiamo fatto un benchmark, diciamo, to cure su tutta la parte di offerta di Trento. Poi possiamo fare dei drill down, delle analisi puntuali. Se andiamo avanti, infatti, con le slide, abbiamo l'idea di usare i dati per crescere. Quindi qui vedete due mappe, vuol dire che noi abbiamo attivato il servizio. In realtà su Trento ce l'abbiamo già attivo perché una delle aree con cui lavoriamo, mi sono dato di dire, è Trentino Marketing, e quindi diciamo già con loro lavoriamo e loro hanno diviso il territorio per APT. Quindi l'APT di Trento, che c'è Trento e l'intorno, un po' come Sondrio, la sua provincia. E ho fatto un'analisi anche qui su questa finestra. Qui ho fatto un esercizio meno positivo da vedere probabilmente, che è il confronto col 2019, che diciamo è l'anno un po' sano, che anzi era un anno di grande crescita per tutti i territori. Se andiamo avanti vediamo, e vi ho confrontato per esempio le curve di crescita dei tuoi territori. Nella slide successiva vediamo come queste curve sono confrontate in blu il 2021, in arancione il 2019, e vedete l'andamento, vedete come in entrambi i casi siamo arrivati, diciamo, al picco di agosto a un valore simile all'agosto 19, questa è la stagione. Però è interessante vedere anche le pendenze, le crescite, no? Come in realtà il vostro territorio abbia, per esempio, dei momenti un po' più piatti, Trento cresca di più, e interessante analizzare quante volte quella linea arancione sotto la zona blu, vuol dire che nel 2021 abbiamo lavorato come nel 2019, anzi anche meglio. Questo dato, anche qui, visto nello storico, può avere un impatto di un certo tipo. Chiaramente questo dato, se io mi confronto con un territorio, capire, e anche pensate solo, ora qui non l'ho fatto, ma nella piattaforma si può fare anche a filtrarlo e vedere, per esempio, per mercato. Io vorrei vedere queste curve per i tedeschi, quando vanno i tedeschi a Trento e quando vengono a noi, o per gli svizzeri, no? Quindi facendo anche delle analisi per mercato e capire anche, oltre alla quantità, anche il gradimento. L'ultima slide di confronto che ho usato è quella che confronta questo periodo. Io in questa presentazione ho usato sempre questo periodo fino al 30 ottobre, perché diciamo l'anno 2020 fino a maggio non aveva dati consistenti, nel senso che le strutture erano chiuse, la stagione è saltata, quindi non c'erano dati consistenti. E l'idea è però di confrontare sopra c'è Sondrio, sotto c'è Trento, anche sulla presenza, la fascia più scura sono gli italiani. Scusate, ma è entrato uno qua dentro. La fascia più scura sono gli italiani, la fascia più chiara gli stranieri. Vedete, anche questo è un benchmark. Se il dato di Sondrio nel 2019 era di un 60% di stranieri, tutta la provincia, 40 italiani, il Trentino era 48-51. Probabilmente il dato può essere sovrastimato, si assomiglia, però la performance di quest'estate probabilmente è stata un po' meno sugli stranieri, perlomeno forte quella del territorio di Sondrio rispetto al territorio, diciamo, di Trento con cui ci stiamo confrontando. Allora, qui il dettaglio era PT verso la provincia, non solo le due città, quindi potremmo fare anche qui un approfondimento. Però l'idea di avere sott'occhio dati così, che ci dicono cosa è successo nell'ultimo mese, nell'ultima settimana, e che io concludo con questa slide finale, in realtà sono molto utili. E queste piattaforme servono proprio per analizzare, misurare, comparare anche performance di singoli eventi, di iniziative puntuali e di nuove progettualità. Questa è un po' la sfida che noi diciamo, abbiamo colto con voi, dal coinvolgimento che Giorgio e l'amministrazione sta facendo con noi, disponibili a farlo, perché crediamo che avere questi dati in tempo reale possa essere veramente una svolta per disegnare anche le migliori strategie. Grazie mille Mario, allora, perché sicuramente ci hai dato un quadro veramente molto interessante. Poi
come ovviamente tu ben sai, non abbiamo chiaramente, non hai fatto vedere un po' tutti quelli che sono i dati che in realtà voi fornite. Ad esempio, una cosa che mi viene in mente che sicuramente può essere molto utile è quella legata ai POI, cioè ai punti di interesse, cioè praticamente attraverso i loro dati riesci a sapere le persone sulla rete cosa cercano. Cioè tu pensi, ti metti a fare promozione di un evento piuttosto che di una particolarità, può essere un museo, può essere un'attrazione, ma poi se vedi che sulla rete nessuno ne parla, è sbagliato qualcosa, o probabilmente a nessuno interessa, oppure cioè, che tu dici potrebbe essere quello, oppure praticamente a livello di comunicazione di probabilmente aggiustare il tiro. Quindi anche da quel punto per esempio di scusa di... aggiungo una cosa, Giorgio, sì, su questa, perché appunto erano tanti dati, noi abbiamo attivato la piattaforma, magari mi dispiace se ero lì potevamo anche interagire un po' in diretta alla piattaforma anche sullo schermo, però da qui è più difficile. È che per esempio una delle cose che vi segnalo è che tutto il mondo delle attrazioni, dei punti di interesse, che sono diciamo quelli che muovono il turista in destinazione, non la parte ricettiva, dai dati che leggiamo, per esempio, sono meno conosciuti e meno raccontati dal turista straniero. Quindi sicuramente c'è un'azione da fare per valorizzare anche verso certi mercati alcuni punti di interesse. Poi è chiaro che, come diciamo sempre noi, siamo abbastanza freddi nell'analizzare, anche se cerchiamo di trovare positività e negatività. È chiaro che conoscendo il territorio, a voi magari al territorio salta più all'occhio la mancanza di un punto di interesse che pensate essere il più rilevante per tutti, invece nessun turista lo cerca, nessun turista lo racconta. Quindi sicuramente questa cosa è una cosa che è possibile fare, ma come anche altre misurazioni, noi stiamo lavorando anche sul tema sostenibilità, su altri temi, quindi sicuramente... E poi quello avremo modo di coinvolgervi. Ah. Grazie mille, Mario. Ci grazie a voi. Presto. Vi ascolto un po', poi fra un po' devo tornare, ma vi ascolto. Perfetto, un po'. Ti lasciamo. Grazie. Bene. Dopo questi dati, poi diciamo ho preso qualche appunto, poi magari alla fine andiamo a fare un po' di sintesi, però mi piacerebbe ascoltare l'intervento di Franco Vismara, l'avvocato Franco Vismara, visto che il tema, insomma, mi sembra che tra quello che stiamo parlando oggi è legato proprio al tema delle strutture, degli impianti, quindi realtà che sicuramente permettono di andare a colmare quei gap che abbiamo visto che oggi la provincia vi sono in particolare ha. Bisognerebbe capire un po' quella che è la tua esperienza con la realtà che rappresenti. Allora, è mia abitudine lodare gli altri piuttosto che lodare me stesso, però questa volta devo farmi un complimento di essere stato ancora una volta lungimirante. Perché nel lontano 88, quando ho fatto gli esami di direttore tecnico per agenzia di viaggi, che richiedeva un tema, più cosa, avevo fatto una proposta di un viaggio mettendo Sondrio come centro per degli sciatori che poi andavano a sciare un giorno in Valmalenco, un giorno a Bormio, un giorno da un'altra parte. Quindi diciamo che con 30 anni di anticipo su questa volontà espressa ora dal Comune, vedevo Sondrio come cittadina turistica. E non posso far altro che essere contento di questa decisione, anzi, devo dire che in tutti questi anni mi sono domandato come mai nessuno si facesse avanti a portare Sondrio a livello di città turistica che si merita, perché è in mezzo alle Alpi, una bella pianura. Se noi andiamo a vedere, ad Albertville ci sono state le Olimpiadi, a Grenoble ci sono state le Olimpiadi, e andando a vedere quelle città sono posizionate più o meno come Sondrio. Quindi cioè, quelle sono state 40 anni fa, 30 anni fa. Quindi cioè, secondo me siamo un po' indietro e sono contento che l'amministrazione comunale si stia dando da fare per andare avanti. Poi sono doppiamente contento perché la montagna più vicina a Sondrio, a Valmalenco, quindi siamo qua. Quindi io spero che la massa dei turisti che arriverà a Sondrio come faccia almeno una barra due o tre fermate in Valmalenco, che noi siamo la montagna dei sondriesi. Non c'è dubbio. Parlavo l'altro giorno con l'assessore di Asio della possibilità di collegare con impianti di risalita da Valmalenco a Sondrio. È una cosa che si può fare, che secondo me ha anche dei costi contenuti rispetto ai vantaggi che possa dare in termini di riduzione del traffico, dell'inquinamento e tutto il resto. In Francia
ci sono già, cioè i francesi in questo campo ci battono notevolmente, hanno delle visioni più aperte dei nostri. Per sfruttare, noi abbiamo delle realtà in Italia che sono nettamente più belle, sia come storia, come però quegli altri sanno vendere meglio. Andiamo a prendere una parte. Stasera non c'è nessuno del settore alimentare presente ora, ma se andiamo a pigliare i formaggi francesi, tanto per non parlare di turismo e basta, ma di enogastronomia, i nostri formaggi sono nettamente migliori, diversi, studiati, mentre i formaggi francesi sono tutti la stessa base, una volta ci metti l'aglio, una volta prezzemolo, una volta cosa, e sono convinto ad avere dei formaggi diversi. Invece la base è sempre quella, e i nostri formaggi, se pigli un caprino fatto da una parte e un caprino fatto dall'altra, o un taleggio, cambiano vita. Quindi il nostro turismo è anche questo, è la diversità, che è il nostro grosso danno, diciamo, perché cerchiamo di essere degli individualisti, ma è anche la nostra forza, il nostro genio. Io penso che in Andorra tutti gli anni fanno un po' d'anni che ci vado più, ma penso che continuino a farlo, fanno una settimana sul turismo, e sono arrivati alla conclusione che non c'è un'alternativa per l'inverno allo sci. Hanno cercato di far tutto, cioè un'attività invernale, io parlo del turismo che più mi compete, che più conosco, un'attività tale da muovere delle masse come quelle che fa lo sci non esiste. Qui Vanoi mi può confortare sulla cosa. Quindi bisogna cercare di offrire sempre di più, offrire collegamenti, e devo dire che noi impiantisti siamo quelli che più di tutti teniamo alla montagna, cioè alla natura più che alla montagna. Non andiamo a danneggiare, andiamo a fare delle opere che cerchiamo che siano meno impattanti possibili, perché ovviamente se uno arriva da una città dove c'ha dei caseggiati di fronte e arriva in una stazione turistica che ha gli stessi caseggiati, ovviamente può starsene a casa sua. Quindi il nostro intervento, la nostra volontà è di migliorare gli impianti, migliorare l'offerta turistica, cercando anche di diversificarla. Io sono tanti anni che sono in contatto col sindaco di Spriana per cercare di recuperare il paesino, perché quello sarebbe perfetto. Siamo arrivati anche a offrirlo alla Disney come paesino, che vogliono ricostruire un paesino della strega, del coso, eccetera, ma purtroppo sono cose che poi si sono fermate, che non sono andate avanti per mancanza di fondi. Però cioè, abbiamo delle chicche qua nella provincia di Sondrio che molti neanche se le immaginano, cominciando da tutti i bei palazzi che ci sono qui a Sondrio, che uno passerebbe delle giornate intere a guardare. Bene, mi piace molto, Franco, quello che dicevi, cioè questa visione che hai avuto qualche anno fa, che è un po' anche, diciamo, quella attuale. Noi qualche mese fa siamo venuti con un grosso gruppo alberghiero internazionale, e quello che loro chiaramente hanno visto di molto positivo è la vicinanza tra una città come Sondrio con quelli che sono gli impianti. Quando gli abbiamo detto che eravamo a 10-15 minuti di distanza, non ci credevano, li abbiamo portati e quindi gli abbiamo dimostrato che in realtà era proprio così, e quindi diciamo loro a questo punto hanno percepito la destinazione Sondrio come una destinazione praticamente alpina. Questo è anche un messaggio che magari lancio anche a Michele, cioè questo legame, secondo me, che c'è forte, che potrebbe essere anche rafforzato, magari, Michele, durante dei periodi, come potrebbe essere adesso il periodo di Natale, con dei collegamenti, magari delle navette, quello che dicevo, l'importante, anche proprio per ridurre un po' questo traffico in tema di sostenibilità. Cioè io vedo veramente bene un collegamento, una navetta che parte, raccoglie le persone negli alberghi che ci sono a Sondrio, e li porta praticamente a sciare a Chiesa Valmarenco. Questo sicuramente è un dato interessante. Bene, grazie mille.
Franco. Passiamo invece adesso a Sandro Vanoi. Allora, beh, io un po' mi emoziono, Sandro, perché comunque io ricorderò sempre quella notte quando mi svegliai nel 94 per vedere quella bellissima finale, quindi ex CT azzurro dello sci di fondo, quindi sicuramente questo è l'elemento che così è nella nostra memoria, che ha segnato la storia. E oggi attualmente vicepresidente del CONI, Comitato Regione Lombardia, dirigente della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard e soprattutto Sandro Valtellinese, perché la cosa bella è anche questa, voglio dire, mi piace ricordare che in Valtellina, voglio dire, abbiamo sicuramente tanti atleti, ma anche tante persone, come il caso appunto di Sandro Vanoi, che hanno fatto la storia dello sport come dirigente. Ecco, Sandro, quello che ti chiedo è un po', tu che hai vissuto per tanti anni all'interno di organizzazioni importanti, quello che è l'evento, il grande evento, dall'Olimpiade piuttosto che altre situazioni, quale può essere, diciamo, il modo corretto per andare a gestire questo impatto? E leggevamo, credo, tutti qualche mese fa, al di là ovviamente dell'appuntamento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il discorso, ad esempio, dei Master nel 2024. Quindi quello sicuramente, forse a livello di impatto turistico, rischia di essere anche più significativo di quello che può essere un'Olimpiade, perché immagino che tutte queste persone, io sono, ahimè, uno di quelli che chiaramente quando si muove lo fa chiaramente con spostamento di famiglie, amici, supporto e fan, perché chiaramente fare una prestazione sportiva a una certa età ti richiede anche questo ulteriore supporto anche morale da parte di chi ti è più vicino. Ecco, quindi un po' dacci tu queste, secondo te, sono proprio indicazioni per gestire al meglio queste opportunità. Sì, le opportunità sono tante. L'esperienza accumulata negli ultimi anni, quindi ho partecipato a 7 Olimpiadi, quindi ho visto un po' l'evoluzione e i vari miglioramenti nelle varie Olimpiadi, una Olimpiade e un'altra. Perché grazie al CIO c'è un format dove tutte le esperienze acquisite in un'Olimpiade si passano all'Olimpiade successiva. E questa, secondo me, è una cosa molto importante. Il problema è sempre lo stesso. Noi la chiamiamo la roadmap 2026. Siamo in netto ritardo, come in ogni Olimpiade. Siamo sempre costantemente in ritardo. Abbiamo 4 anni per arrivare a questo evento. 4 anni volano che neanche ci accorgiamo. Da un punto di vista dello sport non ci sono problemi in Valtellina, perché Bormio ha il know-how per organizzare manifestazioni ad altissimo livello. Ha cominciato con i mondiali nell'85, ha fatto le finali della federazione internazionale, tutti gli anni fa una Coppa del Mondo. Quindi da un punto di vista sportivo siamo tranquillissimi. Livigno ha le stesse caratteristiche, perché ha un know-how tecnico-organizzativo eccellente. Ecco, quello che invece ci preoccupa molto da sportivi è il fatto che non riusciamo ancora a capire che questo evento, quindi un evento olimpico, l'ultimo l'abbiamo fatto a Torino, ha un riscontro enorme nel territorio dove si svolgono queste gare. Ma l'Olimpiadi inizia con l'accoglienza. L'accoglienza non è quando arrivi in albergo, ma quando scendi dal treno, scendi dall'aereo. Ecco, da qui arrivare alle Olimpiadi ci sono un sacco di passaggi e sono dei passaggi molto molto importanti. Abbiamo un grosso problema, i trasporti. I trasporti è un problema che si è evidenziato in tutte le Olimpiadi. In qualsiasi Olimpiade abbiamo fatto dei modelli matematici, dei modelli teorici e abbiamo sempre avuto dei grossissimi problemi. Quindi focalizziamo l'attenzione su questo aspetto. Questo aspetto però è collegato a che cosa? Alle infrastrutture. Ecco, infrastrutture che noi non abbiamo e che se non partiamo non le avremo neanche per le Olimpiadi e di conseguenza non le avremo per i nostri turisti che verranno prima e dopo le Olimpiadi. Quindi bisogna, come ho sentito dire, pancia a terra e partire a lavorare per migliorare le infrastrutture. Bismarck ha detto bene, se non abbiamo gli impianti, l'inverno muore, perché l'impianto è il fattore trainante di tutta l'attività invernale. Poi non bastano più, come sa bene Bismarck, non puoi offrire solo lo sci, perché la gente va in località dove non c'è solo lo sci. Prendiamo l'esempio di Bormio ha le terme, quindi è una bella alternativa, ma non basta,
bisogna offrire, e ho sentito parlare di famiglie, questo è importante, bisogna offrire delle attività collaterali nel pomeriggio, perché fa buio presto dopo lo sci, per le famiglie. Ecco, questo è un tema che dobbiamo sviscerare e portare avanti veramente ad altissimo livello. Quello che dobbiamo fare in Valtellina per migliorare il turismo è di cominciare a lavorare insieme, a fare sistema. Sistema vuol dire che Aprica lavora con Chiesa, lavora con Bormio e con Santa Caterina. L'Olimpiadi ha questo grandissimo vantaggio, perché gli atleti che arrivano da tutto il mondo cercano di venire il prima possibile sulla località dove si fanno le gare, ma non possono sciare nella località della gara. Di conseguenza noi in Valtellina, perché possono andare in Trentino, possono andare in qualsiasi altra parte d'Italia e a fare allenamento, no, dobbiamo offrire a queste squadre, quindi prepariamo noi un pacchetto alle varie nazioni, alle varie federazioni, dicendo, faccio l'esempio più classico, Bormio ha la discesa libera, che è una delle più belle al mondo, ma non dimentichiamo che Santa Caterina non ha niente da invidiare come discesa libera. Di conseguenza Santa Caterina si proporrà sicuramente per sede d'allenamento per le prove veloci. Però non abbiamo solo quello. Tanti atleti che vengono non devono fare solo prove veloci. Quindi abbiamo Aprica, abbiamo Chiesa, dove possono venire e fare gli allenamenti prima delle grandi competizioni. Chiesa Valmalenco ha una vocazione particolare per che cosa? Per lo snowboard, perché ha organizzato gare ad altissimo livello, sia giovanili che mondiali. Quindi potrebbe essere sede d'allenamento per quanto riguarda le prove di scivolamento. Quindi abbiamo tante cose da fare. Il problema è che siamo completamente in ritardo. Quindi da bravi italiani arriviamo sempre all'ultimo minuto. Ecco, cerchiamo di essere dei bravi programmatori, come si fa nello sport. Nello sport si prepara un'Olimpiade da un quadriennio all'altro. Ecco, cerchiamo di seguire queste regole e di programmare meglio tutta l'attività che dobbiamo fare. Questo perché è fondamentale per collegarci al discorso del turismo, perché se il turista viene e l'appassionato viene a vedere le gare e l'accoglienza che avrà quando scende dall'aereo, prima di arrivare sul posto di gara, è il primo impatto che ha verso queste località. Quindi se lo trattiamo male, come scende in aeroporto, è finita. Quindi da qui in avanti abbiamo una grandissima possibilità di far vedere quello che valiamo. E la Valtellina ha tanto da offrire, e non ha solamente da offrire la parte invernale, perché la fortuna della montagna è che ha due stagioni, ha la stagione estiva e la stagione invernale, rispetto a quello che ha il mare, che ha solo una stagione. Quindi cerchiamo di sfruttarla e di fare sistema, e sicuramente arriveremo in alto. Grazie, grazie mille, Sandro, come mi sempre. Permetti, prego, certo. Cosa, che volevo attaccarmi a quello, certo, che dicevo, ecco. Romano. Vorrei dire, noi sono 12 anni che stiamo facendo gare internazionali di altissimo livello, ma non è che le facciamo perché abbiamo un ritorno. Per assurdo, noi dal primo anno sono stato coinvolto alla Canco Primo Aiuto nel fare le Grand Finals di snowboard e freeski nel 2008. Poi dopo sono state le squadre che sono venute a cercarci negli anni successivi per fare delle gare, per l'accoglienza che hanno avuto in Valmalenco. Si sono trovate, c'era... Confermo. C'è stato il vecchio direttore dello freeski, che addirittura voleva comprare casa in Valmalenco per ritirarsi qua quando sarebbe andato in pensione. È un canadese, è andato in pensione ora e ha detto, guarda, quest'anno lavoro ancora, però l'anno prossimo arrivo, perché mi sono trovato ed è venuto diversi anni, ci chiedevano, mi fai le gare anche quest'anno, mi fai quest'anno, certo. Perché le squadre e gli atleti erano contenti di venire in Valtellina, di venire in Valmalenco. Quindi benissimo, certo. È proprio quello che dicevate prima, l'accoglienza che gli diamo, certo, noi, quindi, che dicevamo noi. Grande evento, quindi opportunità prima, durante e dopo, insomma. Però chiaramente se è ben preparato e ben organizzato. La Regione Lombardia ha fortemente voluto i World Master Game, che sono le Olimpiadi dei vecchietti tra virgolette, perché sopra i 30 anni non siamo più vecchi sopra i 30 anni. Quindi questo evento è uguale a un'Olimpiadi,
solamente che porta molta più gente disposta a spendere, perché l'atleta non ha tempo di andare in giro di spendere. E come dicevate giustamente voi, vengono le famiglie, vengono chi fa la gara, ma soprattutto viene per vedere il territorio e vedere quello che offre il territorio. Quindi nel 2024 abbiamo una grandissima possibilità di far vedere quello che possiamo offrire per le Olimpiadi 2026. Benissimo, grazie mille. Prego, Sergio. È importante, come si diceva noi, valorizzare tutti questi contatti che abbiamo, grazie a Valor Amico, grazie alle federazioni sportive, perché attrarre le squadre prima delle Olimpiadi non è qualcosa di cui c'è un percorso formalizzato, ma si tratta di instaurare rapporti, quindi lavorare da subito sui rapporti con le federazioni, ma che possono arrivare anche da altre manifestazioni come anche i Master Games, per poi far trovare il terreno pronto per ospitare allenamenti o attivazioni. Bene, grazie mille. Vorrei adesso coinvolgere Alessandro Ciarrone. Ci sei, Alessandro? Sì, eccomi, sentite? Sì, un po' distante, forse proviamo ancora. Un po' meglio? Ecco, adesso sì. Alessandro, chi meglio di te? Quindi tu rappresenti Tecnogym, quindi un'azienda italiana che chiaramente con le Olimpiadi credo che da qualche anno ci va abbastanza a braccetto. Sul fronte sportivo credo che la tua, diciamo, specialità è un po' distante da quello che stiamo discutendo oggi. Alessandro Ciarrone è un grande triatleta, credo anche campione italiano sulla distanza olimpica, se non sbaglio, no? Sì, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, lasciamo stare, però voglio dire, no, anche perché mi sono trovato proprio qualche mese fa a fare una gara con Alessandro Ciarrone ed era un campionato italiano olimpico e ovviamente il mio riferimento era lui, ma avevo capito che era un riferimento sbagliato, come potete ben immaginare. Alessandro, a parte le battute, grazie mille per essere con noi. So che devi scappare, quindi sì, mi piace, insomma... due battute con te. Allora, il ruolo praticamente di quello che può essere chiaramente lo sport a livello di creare la destinazione sportiva, di quello che può essere il grande evento e quello che può essere ovviamente il supporto di una realtà come la vostra, quindi un'azienda che chiaramente dello sport ne fa, immagino, una ragione di vita. Mi piace quello che diceva prima Sergio Schena, cioè lo sport visto come elemento di benessere, come elemento di salute, tutto questo che può avere delle ricadute su un territorio che sicuramente ha tutti gli ingredienti veramente per proporre questo menù. Ti lascio la parola, Alessandro. Sì, grazie. Grazie Giorgio, di nuovo grazie dell'invito, grazie a tutti i partecipanti. Ho ascoltato con grande interesse gli interventi. Allora, beh, per quanto riguarda noi, come azienda siamo partner storici, perché dal 2000 siamo fornitori del Comitato Olimpico e siamo partner delle Olimpiadi, che sono due, diciamo, due modi diversi di frequentare e coinvolgere e aiutare a dare vita all'evento olimpico. Siamo fornitori, ovviamente, in quanto attrezziamo i villaggi olimpici nelle varie destinazioni in giro per il mondo dal 2000, insomma, inutile ricordare tutte le edizioni a cui abbiamo partecipato, e allo stesso modo siamo partner in quanto, potete ben immaginare, un'azienda come la nostra, gli atleti olimpici che usano il loro corpo, insomma, il loro allenamento e il loro lavoro, quindi hanno una sensibilità tale che ci restituiscono dei feedback sulla qualità degli attrezzi, quindi riescono ad aiutarci a migliorare il nostro prodotto, sono dei tester, diciamo così, fondamentali, oltre ad essere degli ambassador straordinari, quindi dei testimonial incredibili. Scendendo nel dettaglio degli eventi sportivi, lavorando poi noi a supporto del mondo alberghiero ormai da quasi 15 anni, abbiamo contribuito a creare delle realtà straordinarie. Quello che di tutti gli interventi che ho ascoltato con grande interesse, ho colto molti spunti che condivido. Mi piace poi, magari cito un paio di esempi relativi, qualcuno si ricorderà, nel 2000, 5 anni fa, la partenza del Giro d'Italia in Sardegna, gli albergatori di Olbia 2 anni dopo, noi abbiamo molti clienti da quelle parti, ma ancora parlavano dell'effetto Giro d'Italia, cioè della quantità di ciclisti italiani e internazionali che andavano in Sardegna in aprile, a fine marzo, in aprile, per andare a fare i percorsi delle tappe del Giro d'Italia di 3 anni prima. Quindi i grandi eventi sportivi, questo per dire che cosa? Per esemplificare che i grandi eventi sportivi hanno una risonanza straordinaria.
hanno una visibilità e portano un territorio al centro di una visibilità mondiale che diversamente sarebbe difficile ottenere, per non dire impossibile. Questo però deve essere reso sistemico, e ringrazio in particolare, mi riallaccio a quanto diceva l'ultimo intervento il dottor Vannotti, in quanto manca sicuramente in Italia e probabilmente anche in Valtellina, mi permetto di dire, una costruzione sistemica del turismo, perché è vero che i professionisti ci danno la visibilità e contribuiscono a creare quello che noi chiamiamo il mito, no? Basta per citare una referenza nota in Valtellina, il Mortirolo e lo Stelvio per i ciclisti, Giorgio, per noi chiamiamo le fatiche sulle due ruote, e il Mortirolo e lo Stelvio rappresentano il mito che oggi sono diventati il mito che oggi rappresentano per i ciclisti che vogliono venire almeno una volta nella vita a misurarsi su queste prove. Perché? Perché i professionisti e i grandi eventi internazionali hanno dato a queste salite, nel caso specifico, la grande risonanza che sappiamo, allo stesso modo la discesa della Libera e così via. Però questo non è sufficiente, cioè questo è un entry point straordinario ed unico, a cui però intorno va costruito un sistema che coerentemente accolga il turista, e coerentemente se la destinazione, per creare la destinazione ci vuole un abbraccio, diciamo, ci vuole un sistema che abbracci in termini di stile di vita lo sport e le esigenze del turista sportivo. Il turista sportivo è un turista molto interessante in quanto è un turista alto spendente, e noi come dimensioni in Italia lo abbiamo visto con i fenomeni di overtourismo di Venezia e delle nostre città d'arte fino al 2018, non ci possiamo permettere, o forse non ci possiamo più permettere, cioè va ripensato il turismo di massa. Perché? Perché siamo un paese piccolo, dobbiamo valorizzare quello che abbiamo aumentandone il valore e di conseguenza il prezzo. I turisti alto spendenti numericamente, noi abbiamo fatto alcune indagini recentemente, sono dei turisti molto interessanti, quelli che vengono chiamati wellness tourist, perché spendono due volte e mezzo quello che spende un turista normale quando viaggia. Questo per dire che cosa? Che il sistema dell'accoglienza deve sicuramente orientarsi a guardare il mondo dello sport, a guardare le nicchie, quelli che fanno il downhill, gli sciatori di fondo, i golfisti, i tennisti, ma per creare un sistema a valore deve essere intanto un sistema coerente di ecosistemi, di lifestyle, di stile di vita. Quindi il turista sportivo ha delle esigenze primarie e deve essere accolto nel rispetto delle sue esigenze. Dall'altra parte deve avere la possibilità di avere anche un intrattenimento, non è l'artista professionista che sta 10 ore a praticare sport, quindi avere delle possibilità di intrattenimento coerenti con quelli che sono i suoi obiettivi, con il suo stile di vita e via dicendo. Quindi ben vengano le infrastrutture sportive, ben vengano ricettività che ripensi anche il tipo di accoglienza da dare ai ciclisti piuttosto che ai trekker, piuttosto che agli sciatori e così via. Per quanto riguarda, adesso non so se c'è Giorgio, se avevi qualche domanda specifica, ripeto, se no, per quanto riguarda il tema olimpico... Alessandro, ti volevo chiedere questo, sì, visto che sì, voi avete chiaramente un osservatorio molto importante. Noi quando pensiamo al turista, allo sportivo, pensiamo sempre a qualcuno che è quello, diciamo, che fa il gesto atletico, quello agonista. Dacci tu invece un po' un quadro, un profilo di quello che è lo sportivo, uomo, donna, l'età, perché molto spesso secondo me siamo condizionati da stereotipi, che pensiamo che il turista o lo sportivo ha determinate caratteristiche, tra i 20 e 30 anni, forse 35 e via dicendo. No, in realtà, grazie Giorgio dello spunto, in realtà è molto interessante andare ad abbracciare, diciamo così, ad allargare lo sguardo e a misurarsi su quelli che sono quelli cosiddetti i wellness tourist e gli sport tourist, cioè i turisti dello sport vero e proprio, quindi appassionati verticali, il golfista che va nella destinazione per giocare a golf e quindi cerca una destinazione comoda con tanti campi e via dicendo, il ciclista piuttosto che lo sciatore e via dicendo. Però qui sono cluster molto interessanti
però sono cluster chiusi, sono ambienti molto verticali, molto specialistici, in cui alcune categorie sono alto spendenti, in cui c'è una quota rosa che è molto crescente, soprattutto negli ultimi 5 anni, ma lo abbiamo visto negli eventi di triathlon, di ciclismo. Oggi le donne nelle gare di ciclismo rappresentano quasi il 30% dei partecipanti, e il ciclismo non è uno degli sport più avanzati da questo punto di vista. Il triathlon è uno dei più avanzati, vede circa il 30% dei partecipanti donne, ma le donne anche nel mondo del ciclismo, e qui invece confermo, il ciclismo non è da questo punto di vista uno sport particolarmente avanzato, ha visto le partecipanti arrivare al 18%, sfiorare il 20% in alcune manifestazioni. Quindi un'età media che è completamente trasversale, una partecipazione di età che è completamente trasversale. Nel momento in cui parliamo di eventi amatoriali, non abbiamo un cluster dominante che sì, sopra i 30 anni, perché in realtà il pubblico sotto i 30 anni è un pubblico molto discontinuo, molto capriccioso, quindi poco fedele alle tendenze, facciamo fatica ad inquadrarli in un fenomeno, mentre per quanto riguarda il pubblico sopra i 30 anni comincia a specializzarsi, diciamo così, invecchiando diventiamo più, ci appassioniamo o semplifichiamo, diciamo, ci concentriamo più sulle cose e quindi andiamo a focalizzarci su una disciplina. Stavo dicendo invece, lo sguardo, se noi lo allarghiamo a quelli che è il turismo del wellness, il turismo del benessere, scusate un secondo che qui c'è molto rumore. Scusatemi. Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Okay. Dicevi il turismo del wellness del benessere. Dicevo, il turismo del wellness invece è, dal punto di vista numerico, quantitativo, molto più interessante perché le persone attente al benessere, quindi non parliamo di quelli che le indagini di marketing definiscono gli sport freak, no? Quindi gli appassionati, appunto, l'appassionato di sci, l'appassionato di golf, ma persone che fanno dello sport e del wellness una delle loro componenti del loro soggiorno, sono turisti molto interessanti. Perché? Perché sono turisti che spendono per mangiare, spendono per comprare, per andare ad esplorare per comprare dei prodotti tipici, per andare a sperimentare l'enogastronomia locale, sono molto interessati dal turismo anche con aspetti culturali. Quindi è un turista che abbraccia il territorio in tutte le sue risorse, e questo è un turista che è anche facile attrarre sotto certi punti di vista, perché soprattutto una terra come la Valtellina, insomma la valle ha risorse sia enogastronomiche che ambientali, che territoriali, geografiche ed enogastronomiche, e da questo punto di vista diventa facile avere una proposta di un prodotto vincente. Mi permetti una battuta, e questo voglio ancora coinvolgere invece Sergio Schena, perché giustamente Sergio abbinava questo abbinamento tra quello che è il mondo dello sport, il benessere, la salute, il wellness, quello che dicevi tu adesso. A me viene in mente una situazione che ho vissuto qualche anno fa in Valtellina, così almeno facciamo anche, insomma, rendiamo tutto un po' più, non dico provocatorio, ma cerchiamo anche di metterci un po' in discussione, sennò sembra tutto bello. Allora, mi ricorderò sempre di questa situazione vissuta all'interno di un centro benessere, adesso non sto a dirvi dove, ma qua in Valtellina, dove dopo 2 o 3 ore di benessere, dove vai, tutti i trattamenti e quant'altro, andiamo a tavola, praticamente pizzoccheri e polenta. Ecco, e chiaramente questi fanno parte un po' del nostro DNA. Dicevi tu chiaramente quanto è importante l'aspetto agroalimentare. Secondo me dovrebbe essere altrettanto importante, quando andiamo a parlare di temi come lo sport, la salute e il benessere, anche andare un po' a declinare quello che è il discorso dell'alimentazione, la parte agroalimentare, per cercare di abbinare. Qua poi bisogna capire anche sulla base di quello che è il profilo che mi trova dall'altra parte. È vero che non ho più a che fare con l'agonista che dicevamo prima, però delle persone che sicuramente fanno sport perché cercano un momento di svago, di aggregazione, ma anche un momento dove star bene con se stessi, probabilmente vuol dire anche cioè il momento della tavola, dell'alimentazione è un momento importante. Quindi anche su questo credo che come territorio probabilmente bisogna anche un po' rivedere quella che è la nostra, Sandro, cosa dici? La dieta alimentare, che per l'amor del cielo non dico che non vada bene, però insomma, ecco, forse anche il momento di approcciare questo mondo in maniera anche un po' diversa, dando, io dico, delle opzioni. Cioè non voglio dire che se uno
ci vuole mangiare pizzocche da polenta, non glielo diamo, ma se comunque uno è alla ricerca di una dieta un po' più equilibrata, dobbiamo essere in grado anche di fornirla, giusto? Beh, giusto a metà, se posso dire, nel senso che cioè, i nostri prodotti sono questi. D'inverno, come sappiamo, c'è un apporto maggiore di calorie. Quindi se sciano tutto il giorno, camminano, ciaspole, si muovono, è anche giusto che qualcosina. Dobbiamo anche promuovere i nostri calci. Quindi siamo... Poi ogni tanto si può anche fare qualcosa di extra. Chiaro, Giorgio, chiaro tutti e nello sport è la continuità e la perseveranza che fanno la differenza, però stiamo parlando di persone e di appassionati che non sono così esasperati, quindi direi che ci sta anche ogni tanto una buona mangiata. Era la provocazione, ma vedo che è stata bene. Dice Alessandro. No, dicevo, io sposo completamente quello che tu dici per tanti motivi. Uno, perché se vogliamo allungare il soggiorno, vogliamo che le persone stiano a lungo in Valtellina, bisogna allargare anche l'offerta e andare incontro a un'esigenza di attenzione, di sofisticazione del prodotto alimentare, che alla base, io parlavo di lifestyle, e il cibo è parte fondamentale di un lifestyle sportivo e di benessere, ma anche in vacanza, per chi non è appunto ossessionato dallo sport, non vogliamo mettere le persone a dieta, però la componente agroalimentare, la componente alimentare è fondamentale. E un'altra provocazione, diciamo così, qualcuno, se non ricordo, diceva ci siamo in ritardo, bisogna correre, e bisogna correre anche perché ci sono tanti concorrenti, perché il mercato delle destinazioni sportive, il mercato del turismo sportivo, delle destinazioni wellness si sta trasformando, noi lo vediamo tutti i giorni, ci sono dei progetti straordinari in Italia e fuori dall'Italia, per cui bisogna, come si dice, guardare anche chi fa meglio e chi fa prima di noi e poi costruire un prodotto originale senza paura. La concorrenza, io sono un grande sostenitore, la concorrenza fa sempre bene, però non bisogna coccolarsi, come si dice, farsi trarre in inganno dall'idea che abbiamo un bel territorio e che quindi poi arriveremo a trovare una giustata, una soluzione last minute, perché non è così, rischiamo che gli altri scappino via. Grazie mille Alessandro, ti ringrazio ancora per l'intervento, so che devi scappare ma ti aspettiamo presto. Grazie, grazie a voi, a presto. Approfondire questo elemento con Sergio Schena, visto che... Diciamo, come contributo, due contributi a questo confronto molto interessante. Allora, innanzitutto, quando abbiamo fatto un mesetto fa il giro di tutto il territorio Comunità Montane con Antonio Rossi, il tema della riqualificazione, della recettività è uscito con grande prepotenza, per cui riqualificazione vuol dire sia dal punto di vista alberghiero, per essere coerente con questo target fortemente internazionale e di medio alto livello, sia anche dal punto di vista della ristorazione, dove abbiamo delle eccellenze al nostro interno, ma sappiamo che c'è ancora molto, molto da fare. Abbiamo qualche stellato, però è più in bassa valle che in alta valle, quindi c'è un lavoro molto, molto, molto importante da fare. E quindi bisogna correre anche qua. L'altro aspetto è una considerazione più personale, cioè mi ritrovo molto con quello che ha detto, perché c'è una sensibilità, la mia impressione è che ci sia una sensibilità all'esterno sul benessere dell'alimentazione che qua non si è ancora sviluppato. Ho partecipato per un club, associazione che si riunisce a una formazione a livello su Milano, dove ci ha dato dei messaggi che ho trovato molto diversi da quello che stiamo facendo qua in provincia, perché se si vuole che arrivi vengano i giovani, non puoi finire a mezzanotte, devi finire presto che i giovani e famiglia, e poi non puoi fare sempre risotto, polenta, se no il giovane non viene più. E quindi questo noi diamo per scontato, certo, che la nostra alimentazione sia un'eccellenza, e lo è, però effettivamente quando si va su, diciamo, ambienti molto più avanti più rispetto a noi, c'è questa sensibilità, è veramente enorme, quindi non so quanto accanto al nostro menù valtellinese dobbiamo sviluppare, certo, altre linee. Anche perché premesso che comunque vorrei far notare che, collegandomi a quello che diceva prima Sandro, cioè, noi continuiamo a lamentarci una cosa e l'altra di noi stessi, ma quando andiamo a vedere siamo tre punti sopra la media d'Italia come, certo, qualità, e confermo che anche all'interno di Fondazione Milano Cortina l'immagine che abbiamo di capacità di organizzare eventi, grandi eventi, è
unica a livello nazionale. Anche perché tu su quello non deve essere messo in discussione. Tu citavi prima il forum Ambrosetti che c'era stato praticamente a giugno quest'anno e sicuramente uno degli elementi che ricordo è che la Valtellina viene vista come la nuova Food Valley e quelle che sono soprattutto, quello dicevi tu adesso, l'eccellenza a livello di agroalimentare. Quindi proprio su quelle secondo me bisogna andare a lavorare. Bene, direi che adesso abbiamo i tempi che siamo, direi, ben... in tabella. Volevo dare la parola praticamente a una persona che ci sta ascoltando da un po' di tempo, Antonio Nitto, che lo presento. E, insomma, Antonio è stato anche lui ex commissario tecnico della Federazione Italiana Sport Ghiaccio, è stato anche lui un pattinatore, credo che abbia fatto anche lui un paio di Olimpiadi come olimpionico, ed è ancora oggi presidente dell'Italia Master Speed Skating, visto che parlavamo prima del discorso proprio di Master. Antonio, ci senti? Perfettamente, buonasera a tutti. Antonio, buonasera. Posso approfittarne magari, anzi no, prima ti lascio parlare e poi faccio un'altra, prego. Sono stato molto interessato al vostro discorso e scusate dall'alto della mia lunga esperienza, ormai quasi storica, devo dire che il concetto di località correlata allo sviluppo turistico locale è più che valido. Ne sta a testimonianza anche la stessa presenza di una parte del Trentino ai prossimi Giochi Olimpici 26, grazie a problemi di impiantistica correlati a una località che si chiama Baselga di Pinè, che sino a che si svolgeva la sua attività su un laghetto ghiacciato non la riconosceva nessuno. Oggi, con la sua pista di 400 metri, perché parlo di un anello di pattinaggio veloce su pista lunga, incomincia a avere i suoi riconoscimenti sia a livelli di gare internazionali ufficiali sia che nell'attività dei pattinatori master, che praticamente rappresentano un volume e un interesse che hanno veramente modificato tutto il comportamento e l'atteggiamento della località. Io ovviamente mi riferisco sempre a proposito di impianti ad impianti di pattinaggio, cosa che Sondrio è un po' lacunosa, ma sempre più questi impianti di pattinaggio, questi stadi del ghiaccio rappresentano una vera e propria alternativa o coadiuvano all'attività anche sciistica quando di neve. Comunque, nella peculiarità di un impianto di pattinaggio che rispetto ad altri impianti riassume caratteristiche abbastanza importanti, perché su una pista di ghiaccio regolamentare, cioè 60 per 30, 180, 1800 metri quadrati di superficie, si possono alternare pubblico come divertimento, come aspetto salutistico, come concentramento di presenze di gioventù che passa il suo tempo a pattinare. Sulla stessa pista si possono avere opportunità di allenamento per varie discipline, il pattinaggio artistico, l'hockey e la stessa short track, che è un pattinaggio di velocità che la pista di Bormio ne testimonia, e anche spettacolo. Quindi ecco un utilizzo abbastanza diversificato ma completo che può rappresentare per la città un punto di grossa attrazione. Antonio, raccontami invece il discorso dei master, che è un tema che secondo me... Il discorso dei master, faccio proprio un esempio pratico e diretto. Io ho fatto questa attività di pattinaggio di velocità
ormai nel secolo scorso. L'ultima gara quando l'hai fatta? La prima gara? No, l'ultima. L'ultima l'ho fatta 5 anni fa, perché... Beh, dunque 76, proprio con i master, per l'esattezza a Midwalkie nel... Posso dire che oggi è il tuo compleanno, che fai 83 anni, è talmente lontano che preferisco ricordare lo sport nel suo assieme, che mi ha dato tanto e che veramente mi continuerà a dare, perché io ho fatto proprio la sequenza sportivo, dirigente e dirigente di società per l'avanzamento dello sport nell'ambito giovanile, quindi, perché tra le varie attività sono stato presidente della GEAS Polisportiva, che tra l'altro ha una base velica a Colico tra le sue varie discipline. E quindi a me lo sport ha dato non tanto, tantissimo, ma non è il caso di parlarne oggi, proprio in concomitanza di questo compleanno ormai storico, che sì, sono ormai 83. Vediamo un target: 2024 si deve allenare per i World Master Games. Perfetto, ecco, tenete presente che questo fenomeno in paesi come l'Olanda, proprio nel caso del pattinaggio di velocità, conta circa 10.000 iscritti, che si muovono in tutta Europa, se non in tutto il mondo, con famiglie e amici e affini vari. Quindi ritengo proprio che, per esempio, l'esperienza di Innsbruck dello scorso anno è stata molto positiva, perché fu realizzata in concomitanza del cinquantinario delle Olimpiadi di Innsbruck, quindi ha avuto un grossissimo successo. Comunque sono tutti fenomeni che, come diceva Giorgio prima, mettono una grande relazione tra l'attività e il territorio. Per dare un esempio, l'ultima, certamente ricorderete le universiadi le ultime università in Trentino, hanno fatto un rilancio del territorio in modo impressionante. Val di Fiemme? Oltre che la Val di Fiemme, la Valle di Cembra, con i suoi impianti del pattinaggio, su cui si è svolto sia il pattinaggio di pista lunga, sia lo short track, che il curling. Da non dimenticare, perché fa parte di quelle discipline un po' di colore, un po' di ambiente. Grazie mille Antonio, ascoltami. Grazie a te Giorgio. Un altro tema che secondo me è molto interessante, a parte quello che citava adesso Antonio, il discorso dei master, è quello che può essere anche, diciamo, il target di una destinazione. Io spesso quando parlo di Sondrio, quello che, con, diciamo, delle persone che fanno del marketing e la loro attività, quello che spesso mi dico, Sondrio è una destinazione perfetta per un target silver, quindi persone chiaramente che, insomma, hanno quella capacità di spesa che dicevi tu, però anche quell'approccio magari a tutte le varie attività, molto più tranquillo, rilassato, e da quel punto di vista sicuramente un ambiente che si presta molto bene. Se adesso abbiamo la possibilità, è proprio l'ultimo collegamento, abbiamo ancora credo 5 minuti, poi dobbiamo chiudere, dall'altra parte ci dovrebbe essere Andrea Scotti. Andrea, ci sei? Non ti risulta, dovrebbe essere collegato, così mi stava dicendo che si stava collegando. Ok, adesso vediamo se riusciamo a collegare. Anche mi piacerebbe veramente una battuta veloce con Andrea Scotti, perché Andrea Scotti è il rappresenta questa società che si chiama Global Golf Company, che è una società spagnola,
che ovviamente si occupa di golf, gestisce campi da golf in Spagna, credo che ne abbiano 40 campi da golf, stanno entrando sul mercato italiano acquisendo anche dei campi, tra cui mi raccontava recentemente Jesolo e altre operazioni che stanno facendo. Li abbiamo portati qualche tempo fa in Valtellina, li abbiamo portati a Caiolo per vedere il campo da golf, e questo campo, diciamo, è un campo che secondo loro ha tutti i requisiti per poter essere un campo importante, per creare tutto quello che diciamo prima, cioè potrebbe fare il golf da volano, da sicuramente attrattore per quello che può essere lo sviluppo di una destinazione turistica, verso un mercato, verso una clientela che era un po' quella che dicevi tu prima, Sergio, cioè quella clientela anche, come dire, alto spendente, che potrebbe anche dare un po' quella, come dire, qualità sicuramente al territorio, apertura che è sicuramente, e apertura internazionale chiaramente anche da quel punto di vista. Adesso lo vedi collegato, perché sennò magari andiamo, c'è connessione l'audio in corso, si sta ancora, ok, vediamo un attimo, diamo ancora qualche secondo, vediamo se riesce a raggiungerci. L'ho sentito prima, purtroppo anche lui è fuori sede a Firenze con questi signori che stanno vedendo altre situazioni. Vediamo se ci sei, Andrea. 1, 2, 3, eccolo lì. Beh, vediamo un'immagine, direi un po' scura al momento. Accendiamo la luce. Andrea? Credo che abbia un collegamento pessimo. No? Sì, sì. Ciao Giorgio. Ci sei, benissimo. Ciao Andrea, scusa, so che sei preso con delle persone, quindi ti ringrazio per la disponibilità. Uno scambio veloce di battute, Andrea. Raccontaci un po'. Di Global Golf Company, raccontaci quello che è un po' la vostra idea, visione per quanto riguarda il discorso Valtellina. Anche il fatto che non sia visibile in telecamera, ma attualmente sono in visita in Firenze, addirittura in un hotel in cantiere, quindi non una gran vista. Sono Global Golf Company, un piccolo prequel, giusto per introdurvi la società, è una realtà diciamo spagnola, ma in questo senso internazionale, di gestione di campi da golf. Ha gestito nel corso dei suoi 28 anni di vita 140 campi, attualmente ne gestisce 30 in vari paesi in Europa, quindi in Spagna principalmente, perché la sua base è la Portogallo, dove uno di questi, il campo di Aroeira, è uno dei migliori quattro, dichiarato uno dei più belli quattro campi d'Europa e nei 50 più belli del mondo. In India e Colombia, abbiamo Bolivia e Colombia, e in Italia è il prossimo target di destinazione. Abbiamo da poco, diciamo, per tempi burocratici non abbiamo ancora la firma, ma siamo molto vicini alla chiusura con il campo, ben sottolineava Giorgio in sondrio. Diciamo che Global Golf si affaccia al mondo del tutto imprenditoriale, effettivamente ne è così, e il panorama diciamo anche del settore un pochino sta cambiando, nel senso che da quello che è normalmente ancora in Italia inteso come qualcosa a gestione, se possiamo dire, familiare, diventa un vero e proprio settore merceologico. Un po' come se trovassimo la stessa differenza in cui dal classico hotel della Riviera Ligure, Hotel Enrica, arrivi una compagnia con standard come Hilton. Da un certo punto di vista questo è una cosa migliorativa per la struttura, per il settore di per sé, perché la compagnia o l'impresa è un'impresa a tutto tondo, ovvero non si occupa unicamente della gestione di quello che è il campo, ma vari settori come quello dell'agronomia per la naturalezza e esso, della ristorazione, della parte venti, della parte marketing e anche della parte effettiva. Il golf è, diciamo, anche un piccolo settore di turismo particolare, una nicchia, quindi del turismo legato al campo da golf, e quindi la stessa Global Golf ha un suo settore di turismo legato a viaggio per golf con tour operating e vari contratti. Su ogni destinazione, in questo caso su
siamo prossimi a... Purtroppo ti sentiamo un po' male, vai bene la comunicazione. Come quando Global Golf... Io, chiedo scusa, mi sentite meglio? Mi sentite? Ok. Andrea, quando è aperto un nuovo destinatario ai vari programmi, sia per quello che... Provo senza cuffie, se magari è meglio. Mi senti meglio, grazie. Giorgio? Sì, okay. Sì. No, stavo commentando che ogni volta che si decide di aprire una nuova destinazione abbiamo due approcci, uno più definiamo locale e quindi con dei programmi che vadano a incentivare il golf nella città in cui questo è posizionato, e questo lo si riflette con iniziative che offriamo, diciamo, alla comunità, come l'avvicinamento anche di bambini che vogliono approcciarsi a questo sport con lezioni gratuite, collaborazioni con le vere scuole per organizzare una giornata al campo da golf affinché ognuno possa provare se questo è lo sport che fa per lui, e quindi con dei campus estivi che spesso organizziamo nella stessa città, oltre che ai vari servizi e chiaramente a possibilità di giocare per chi vorrà iscriversi al campo. Oltre ciò, normalmente il nostro programma di gestione è la possibilità di entrare nel circuito Global Golf, e quindi che il campo in gestione, in questo caso Sondrio, venga annesso al programma di destinazioni che offriamo ai vari tour operator. Lavoriamo con principalmente tour operator dell'Europa del Nord, quindi Scandinavia, Germania, Inghilterra, parecchio, perché sono grandi giocatori di golf. Quando dico Inghilterra sarebbe più Great Britain. E non solo, entrare a far parte anche del circuito Global Golf significa di essere uno dei campi di tante strutture, e quindi avere la possibilità che molti dei tornei corporate che normalmente si organizzano durante l'anno, come il torneo corporate BMW o altro, vengano organizzati ogni anno in una destinazione diversa. Quindi sicuramente uno dei nostri programmi su Sondrio sarà quello di ampliare la domanda turistica, di sponsorizzarla come destinazione unica, perché posso offrire sia la parte, diciamo, golfer propria, chiaramente purtroppo non per tutto l'anno, ma anche tutto quello che Sondrio può offrire, che in questa breve giornata già si è ben illustrato. Quindi dalla grazie parte mille. Montagna, Andrea, un'ultima parte... battuta, poi ti lasciamo. Un profilo del golfista, dici un po' quello che chi è, cosa cerca. Allora tecnicamente il profilo attuale del golfista, chiaramente, dato che ci vuole tempo per poter giocare, è sostanzialmente dai 55 anni in su. Però proprio il programma di avvicinamento allo sport che Global Golf ha fatto in Spagna e replicherà in Italia è quello di poter ampliare il target anche alle nuove generazioni, cioè offrendo queste lezioni gratuite ai bambini della stessa città di Sondrio, o organizzando campus estivi anche per bambini provenienti da altre parti d'Europa, organizzando vari tornei, è proprio quello di cercare di ampliare il target. Oltre questo, normalmente l'idea è di creare non un golf club, quindi solo per il golf, ma una sorta di country club, cioè di offrire anche altri sport. Noi siamo i primi d'Europa per sponsorizzato e effettuare gare di foot golf, che è un golf giocato con i piedi. Normalmente abbiamo piscina all'interno dei club, abbiamo campi da paddle, che in Spagna è uno sport attualmente molto in voga, ma anche in Italia, in maniera proprio da ampliare lo spettro in cui, anche se uno solo dei membri della famiglia gioca golf, gli stessi altri possono partecipare alla vita del club facendo altre lezioni di un altro sport o rilassandosi o altre cose. Quindi attualmente è un target di età, soprattutto quella nel territorio italiano, piuttosto alto, da 55 in su, però l'idea è quella proprio di ampliarlo anche alle famiglie o anche facendo avvicinare i ragazzi a questo sport. Grazie mille Andrea, ci vediamo presto a Sondrio allora. Ok, senz'altro. Grazie a te Giorgio, grazie a tutti e scusatemi per queste interruzioni, problemi tecnici. Capiamo benissimo, grazie ancora. Franco, ti posso invece rubare una battuta? Tu mi dicevi che prima praticamente eri con dei golfisti su a Chiesa Valmarino, corretto? Sì, è corretto. Abbiamo deciso, è una delle tante cose che abbiamo in mente, come diceva Alessandro prima, per diversificare l'offerta turistica.
Quest'anno organizzeremo il 29 e 30 di gennaio una gara di golf sul lago Palù, che è un lago ghiacciato che andremo a... Stamani ero su con un maestro, direttore sportivo di un golf della Brianza, andremo a fare questa gara. È organizzata da amico comune Conselgio Ferrari, Flavio Ferrari, è un'opera di beneficenza, quindi facciamo le solite cose, uniamo la beneficenza, lo sport, eccetera, e quindi cerchiamo di fare un po' di tutto. D'estate, sono due anni che sto cercando di portarla avanti, ho già preparato tutto per farlo, una buca in mezzo al lago per vedere chi riesce a bussarci una pallina. Una Firenze da Ponte Vecchio. Con le palline galleggianti, non so se lo sapete, ma esistono anche le palline da golf galleggianti. E soltanto che mi mancava il maestro che stesse su nel mese di agosto a gestire la cosa, ora sembra che l'abbia trovato, quindi l'estate prossima faremo anche il golf nell'acqua. Benissimo, ne vediamo anche quello. Beh, diciamo che ringrazio tutti, è stato un bellissimo giro. Adesso Michele, come hai fatto l'apertura, ti tocca anche la chiusura. Io magari chiaramente qualche spunto, insomma, credo che li abbiamo raccolti un po' tutti su diversi interventi. Allora, credo che la parte un po' a coronamento di tutti questi interventi sia un po' legata a quello che a livello di, possiamo chiamarli investimenti, chiaramente si possono pensare e sono necessari fare da qua chiaramente i prossimi anni. Ecco, magari dacci tu anche un po' un quadro di quello che sta succedendo, di quello che avete in mente voi, per capire anche se riusciamo un po', come dicevo prima, a colmare un po' tutti quei gap di cui, insomma, dobbiamo lavorare. Scusa, posso fare una battuta prima che chiudi? Ci mancherebbe. Allora, noi nello sport ragioniamo per obiettivi, no? Abbiamo le Olimpiadi, dobbiamo vincere. Come obiettivo che non cerchiamo di scavalcare, di diventare il primo turismo in Italia, quindi il turismo sportivo diventa il primo turismo in Italia. Direi che è un bello obiettivo, insomma. molto è lanciato una bella, come dire, molto è lanciato un bel siluro finale di questo incontro proprio. Ma quanto meno in Valtellina, dai. Sì, la Valtellina, poi insomma, poi a questo incontro di oggi, insomma, hanno partecipato, e ringrazio veramente tutti dei relatori certamente più qualificati del sottoscritto, anzi vi ringrazio perché per me è come aver fatto una sorta di quasi di... Che tu sei un bello sportivo. Io sì, ho una grande passione per lo sport. Questo giorno mi ti era tua... Confermo. Allora, diciamo che in linea di massima abbiamo probabilmente, diciamo così, la fortuna in questo momento storico di poter parlare di investimenti sia in Valtellina che in città, perché come avete capito, diciamo così, abbiamo il combinato disposto di due fattori che probabilmente opereranno sul nostro territorio. Da un lato sono gli investimenti che gioco forza, gli enti sovraordinati, la fondazione, visto che è anche di recente costituzione finalmente la società che si occuperà più strettamente della messa a terra, diciamo così, di quelle che sono le opere infrastrutturali. Abbiamo visto la presentazione recentemente, è arrivato anche il decreto, quindi è stata costituita la società che si occuperà di mettere in opera le opere che prima Sandro, già nel suo intervento, aveva delineato come probabilmente essere, non dico prioritarie, ma certamente fondamentali, soprattutto, io immagino, ma questa è una mia riflessione, anche per lasciare quella che viene definita la legacy di un evento di questo tipo, perché probabilmente permetterà, speriamo, al territorio, anche da questo punto di vista, di colmare un po' di gap competitivo che abbiamo sui territori che in questo momento rappresentano il bench. Oltre ovviamente a questa parte fondamentale, avremo anche noi come città, abbiamo una serie di opere, una serie di progetti che vanno un pochino nel senso che è stato delineato oggi. Ne abbiamo inaugurata recentemente una che magari ha meno vocazione sportiva, ma sicuramente ha vocazione, diciamo, di turistica, che è il nostro ponte qua, che unisce idealmente due versanti, del versante appunto terrazzato via terrazzamenti della strada del vino, e abbiamo alcuni progetti che vanno a implementare da un lato le strutture sportive che sono esistenti, e Michele Rigamonti, il presidente, ne ha già accennato qualcuno, abbiamo cominciato a intervenire anche sul palazzetto del basket, abbiamo qui Sergio Schena che è un grande, come dire,
una persona a cui in generale lo sport cittadino qua a Faltenese deve molto, perché lo sostiene anche, diciamo così, personalmente. E quindi insomma è un ulteriore momento per ringraziarlo pubblicamente dell'impegno e dell'aiuto che dà la città. Abbiamo anche in alcuni progetti che sono un pochino più ambiziosi, che però hanno già un discreto stato di avanzamento, fra cui sicuramente c'è Sondrio Arena, che è quello più evocativo, che è l'idea di un palazzetto, diciamo così, multifunzione, io dico in maniera molto, come dire, molto evocativa, ma giusto per rendere l'impatto, è l'idea di un'arena sul modello di come è stato sviluppato recentemente ad esempio Santa Giulia, piuttosto che il nuovo stadio del Real Madrid, che prevederebbe due focus fondamentali, due architravi, due assi portanti, che sono gli sport del ghiaccio e dell'arrampicata, ma che fa poi della multifunzionalità, quindi la possibilità di ospitare dalla convegnistica quelli che ci hanno insegnato a essere uno sport del futuro, per quanto ci sembra strano noi che sia sport, ma sono gli e-sports, cioè quelli fatti probabilmente dai nostri ragazzi, purtroppo tramite le varie console, del pallacanestro, insomma, tutti quelli che possono essere questi tipi di sport, oltre ovviamente a quelli più magari culturali, compagnistici, più magari anche aderenti al mondo della cultura. Quindi stiamo cercando di portare avanti tutta questa, diciamo così, fila di investimenti in modo tale appunto da cercare come città di farci trovare pronti e di, diciamo così, andare verso quelli che sono gli indirizzi che oggi abbiamo sentito che ci hanno dato i relatori, che sicuramente entreranno nel nostro patrimonio di conoscenze e che costituiranno una base ovviamente per costruire le nostre iniziative in futuro. Quindi ringrazio veramente tutti, è stato un contributo prezioso, sono contento un pomeriggio che ci ha, diciamo che sicuramente come amministrazione ci ha, per virgolette, arricchito, ci ha dato degli ottimi spunti, e l'invito ovviamente è quello, diciamo così, che il nostro obiettivo è quello di rendere, di calendarizzare un po' questo tipo di focus e di tavole rotonde quanto più possibile frequentemente, poiché c'è bisogno, diciamo così, e soprattutto danno, diciamo così, sempre più l'idea di quanto sia importante una visione strategica, una visione complessiva, una visione d'insieme, una visione che vada forse anche, diciamo così, il focus cittadino in sé, pur essendo un amministratore della città, ma probabilmente devono avere ben presente l'importanza e la centralità della Valtellina in senso lato. Grazie a tutti e buonasera. Grazie mille. Come dicevi prima, oggi abbiamo coperto un po' il primo cerchio, che è un po' l'obiettivo di oggi, era quella parte Sport Destination. Il prossimo appuntamento è legato sulla parte degli eventi. Quindi diciamo, come diceva prima Sandro, sicuramente il discorso delle Olimpiadi è un discorso sul quale bisogna sicuramente lavorare, non dobbiamo essere in ritardo, dobbiamo giocare assolutamente d'anticipo, quindi immagino che anche il calendario per andare a coprire tutte queste tematiche, sono queste cinque tematiche che abbiamo elencato, deve essere fatto nel giro chiaramente di qualche mese, per avere poi alla fine di questo percorso un piano molto chiaro di quello che deve essere un po' la visione strategica della destinazione di Sole in particolare. Grazie a tutti ancora. Arrivederci a tutti, buonasera. Arrivederci.